Mi chiamo lo giudice Antonino, sono nato a Reggio Calabria 1959. Senta, signor lo giudice, lei viene sentito in questo processo in veste di imputato di reato connesso, quindi è assistito dal suo difensore ed è può avvalersi della facoltà di non rispondere. Intende avvalersi o vuole rispondere alle domande che le faranno le parti? No, rispondo. Va bene, quindi dichiara di non avvalersi di tale facoltà e allora può cominciare il pubblico ministero che è autorizzato a rimanere seduto. Grazie Presidente. Buongiorno lo giudice, il dottore Lombardo. Buongiorno dottore Lombardo. Vorrei che lei spiegasse alla Corte, diciamo, quale primo argomento, come mai lei nell'ottobre del 2010 decide di collaborare con la giustizia. Decido a collaborare con la giustizia perché intendevo tagliare con il passato. Come mai in quel momento storico lei assume questa decisione? Ho assunto questa decisione per molti motivi. Prego, se vuole indicarli. Guardate, dottor Lombardo, la mia collaborazione dentro di me è iniziata già nel 2000, dal 91-94. In che senso? Ci spieghi. Le faccio una premessa perché capisco che per lei, diciamo, può sembrare strano, diciamo, che io torni su questi argomenti, ma non deve tanto spiegare a me i motivi quanto alla Corte che ci sta ascoltando, che ovviamente non lo sa, capito? Sì, era 41 e quindi mi è passato il pensiero di collaborare, però la situazione in cui ero... cioè, mi pareva una cosa aliena accusare i miei familiari, i miei amici. E quindi questa cosa è rimasta dentro di me. Poi nel 98, si fermi un attimo, mi perdoni, io ogni tanto la interromperò. Tra il 91 e il 94 lei ha detto era il 41, significa il 41 bis? No, allora, a 41 bis sono stato. Dal 92 al 95. Benissimo. Presso quale struttura carceraria? Ero all'Asinara. All'Asinara. Sempre all'Asinara lei è stato sottoposto a questo regime particolare? La maggior parte l'ho passata all'Asinara. Va bene. Prosegua, prego. Quindi in quel momento cambia idea per non tirare in ballo i suoi familiari, sostanzialmente i suoi amici, ho capito bene? Sì. Prego, prosegua. I miei familiari, i miei fratelli, a tutti. Sì. E quindi questa cosa mi ha frenato, arriviamo nel 98 esco da Novara, sì. E quindi fuori vedo tutto un mondo nuovo, sì. Un mondo nuovo, mi ero fatto una vita, avevo iniziato a lavorare con la mia famiglia, miei figli, mia moglie, mio suocero. E quindi sono passati circa 10 anni, ho passato 10 anni così. Nel 2001 Pasquale Condello ha voluto un incontro con me e chiarire una situazione di un'estorsione avvenuta all'Università di Reggio Calabria. Sì. In quell'appuntamento ci siamo andati io con mio cognato Bruno. Abbiamo chiarito la faccenda con Pasquale Condello, lì presente c'era Domenico Condello, alias il pazzo. Sì. Abbiamo chiarito. Pasquale Condello in quell'occasione mi chiese se io potevo trovare qualche abitazione dove lui poteva stare tranquillo. E quindi ho preso tempo circa una settimana dopo. Insieme a mio fratello Luciano abbiamo trovato un'abitazione nei pressi del parco Caserta. Sì. Nella casa di Uzzola Santo. Sì. Lì Condello è rimasto circa 3 mesi, 4 mesi, adesso non ricordo. 3-4 mesi. Dopo venga arrestato per inosservanza alla sorveglianza. Sì.
mi hanno portato a Sulmona, lì ho trascorso circa 6 mesi, 7 mesi e sono uscito libero. Nel frattempo Di Condello si presero cura Bruno Stilo, mio cognato, Giovanni Chilà e tanti altri. In questi 6 mesi di Sulmona mi hanno mandato in permesso e quindi ho rincontrato Pasquale Condello in una località di Reggio. E lì Condello mi rimproverò dicendo che lui mi voleva fuori, non dentro. Quindi di sbrigarmi al più presto che aveva bisogno di me. Sì. Una volta liberato ho ripreso i contatti con Condello, che intanto era sempre in abitazione, in altre abitazioni di cui Giovanni Chilà curava. Sono passati circa, stiamo parlando del 2001 al 2005, con Pasquale Condello era sempre con me, io ero sempre con lui, Giovanni Chilà e tanti altri. Quindi il tempo passava e Pasquale Condello mi chiedeva, cioè in questi 5 anni che ho trascorso con lui, Pasquale Condello ha tentato di farmi il lavaggio del cervello. Quindi lei per 5 anni, possiamo dire, ha curato la latitanza di Pasquale Condello? Sì, 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 sì. Che significa ha tentato di farle il lavaggio del cervello? Sì, voleva che noi diventassimo alleati, più vicini, che le nostre famiglie si univano anche di sangue e che mi chiedeva di rappresentarlo sia nelle riunioni di 'Ndrangheta sia della massoneria. Solo una domanda per non lasciare, diciamo, senza risposte questo argomento, ma Pasquale Condello in quel momento storico chi era all'interno dell''Ndrangheta? Pasquale Condello era il capo dei capi. Questo glielo disse lui o, diciamo, è una valutazione che lei fa per quello che ha capito frequentandolo? No, è così, era il capo dei capi. Peppe De Stefano era, diciamo, era il capocrimine a Reggio Calabria, ma quello che comandava realmente era Pasquale Condello. Quindi l''Ndrangheta regina su Reggio Calabria aveva questi due soggetti al suo vertice? Sì. Sì. E che cosa le disse Pasquale Condello in quegli anni? Perché lei dice, le propose di diventare suo rappresentante, mi pare di capire, sì, una sorta di rappresentante generale, sì, e le parlò anche di massoneria. Sì, anche di massoneria. Mi voleva presentare certi soggetti che erano legati con la massoneria. Quali soggetti? Allora, si parlò dell'avvocato Marra, Antonio Marra, si parlò anche di Pasquale, non mi ricordo il cognome adesso. Ci faccia capire, magari, se ricorda qualche altro particolare, che attività svolgesse questo Pasquale. Ah, questo Pasquale era presidente della Medinex. Della Medinex? Della pallavolo, sì. E perché le parlò di Pasquale queste persone? Pasquale Rappoggio. E che cosa le disse di queste persone? Che loro erano nella massoneria, che dice adesso fissiamo un incontro, dice, e vediamo di farla affiliare. Perché Condello era un massone? Sì, Pasquale Condello era un massone. Prego, prosegua. Quindi lei frequenta Condello per molti anni, Condello a un certo punto le fa questa proposta, di che cosa altro le parla? Mi parla di estorsioni, mi parla di omicidi, mi parla un po' di tutto, dottor Lombardo, un po' di tutto. Mi racconta tante cose. Perché aveva scelto proprio lei, Pasquale Condello, come suo rappresentante? Non lo so, a questa domanda non lo so, non vi posso rispondere, cioè non so rispondermi, non ho capito mai l'intenzione di Pasquale Condello, io non l'ho capito mai.
Ma lo ha fatto perché voi eravate una famiglia importante, numerosa? Sì, 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 io l'ho già detto io, dottor Lombardo. Insomma, le fa questa proposta? Sì. E che cosa fa lei a seguito della proposta? Io so, queste proposte io ne parlo sia con i miei fratelli, sia con Giuseppe Villani dopo, e quindi si arriva a una conclusione. Però, torno un attimo indietro. Sì. In questi 5 anni... Sì. Visto che Pasquale Condelli, i discorsi che mi faceva, ecco, mi voleva coinvolgere nelle sue attività, quindi io parlo con i miei fratelli, dico, aspettate un attimo, e qua che facciamo? O andiamo avanti oppure ci blocchiamo. Che dire di proporre un lavoro di gioco con Pasquale Condelli in società? Loro acconsentiscono a questa mia proposta, mi mandano avanti. Ne parlo con Pasquale Condello, ne parlo con Giovanni Villa anche, e quindi Pasquale Condello fissa un primo appuntamento con Franco, un certo Franco, mi pare che si chiama, comunque, quello dell'idrosogno, dottor Lombardo. Sì. Fissa questo appuntamento, ci incontriamo con questo Franco, Pasquale Condello mi presenta, mi conosceva questa persona, e gli spiego il motivo della riunione. Questo Franco si mette a disposizione, dice aspettate perché deve arrivare un carico, non so da dove, e quindi avrete la vostra parte. Finito questo incontro, Pasquale Condello parla con Indestefano. In che anni siamo, mi scusi? In che anno avviene questo discorso? Ma siamo nel 2000... No, siamo nel 2003-2004. Parla con Indestefano? Parla con Indestefano, e incarica suo cugino Domenico Condello, Gingomma. Sì. Di farmi avere un po' di droga per essere analizzata. Quindi in questo frangente i miei fratelli, quando arriviamo a una conclusione, dice vedi che noi non vogliamo sapere niente, niente te, niente con delle, niente, perché noi stiamo bene, non abbiamo bisogno di nessuno, abbiamo il nostro lavoro. Ho detto io, ma scusate, ma prima mi mandate avanti, mi fate fare cattiva figura, mi fate mettere la mia faccia, e adesso rischio di essere ammazzato per colpa vostra. Comunque, chiamo io, questa alla fine, dottore Lombardo. Sì. Chiamo a Vazzana, chiama a Andrea Vazzana. Sì. Gli dico, senti, parla con tuo cugino, gli dice che noi non vogliamo sapere niente, in quanto abbiamo problemi fra di noi, quindi il discorso finisce qua. Gli dici se ha bisogno di qualcosa, io sono a disposizione. Qualcosa si intende, di appoggi non c'è nessun problema, ma per quanto riguarda attività criminali noi non vogliamo sapere niente. Cioè lei con questa risposta che manda tramite Vazzana Andrea dice a Pasquale Condello sostanzialmente che non accetta la sua proposta. No, non accetto nessuna proposta e che non vogliamo sapere niente. Ma in quel momento lei finisce di gestire la latitanza di Condello? Sì, dal momento che io gli mando questa ambasciata finisce la gestione di Pasquale Condello. Quindi quando lei dice siamo alla fine, significa che lei quando finisce di gestire Pasquale Condello? In quale anno? Siamo nel 2005-2006, cioè il 2005-2006. E quindi, dottor Lombardo, i rapporti fra noi, diciamo, lo giudice e Condello, incominciano a essere freddi. Essere sì. Freddi, però, c'è diciamo, un rapporto... Cioè, lei si era messo, lo giudice, io ogni tanto cerco di semplificare, lei si era messo sì. Sostanzialmente contro il capo dell''Ndrangheta sì. Reggina. Sì. Sì, 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 sì.
E quindi in questo, dal 2005-2006 in poi iniziano a succedere delle cose strane. Cosa succede? Delle cose strane. Succede che vicino al bar di Luciano uno scooter con pistole. Uno scooter? Sì, dove scooter. Si trovava questo bar di Luciano? Luciano si e suo fratello Luciano lo giudice? Sì, parliamo della stazione centrale di Reggio. Sì. Trovano uno scooter con delle armi, lei ha detto. Sì, armi e guanti. Passamontagna. Lo scooter era posteggiato di fronte a un negozio dove i nipoti di Pasquale Condello vendevano porte, finestre, queste cose qua. Sì. Dopo di questo fatto, a Santa Caterina, a circa 300 metri dopo la finanza, sì, trovano, se io non mi ricordo male, 3 o 4 Kalashnikov vicino a un negozio dove mio fratello Giovanni gestiva la sua attività. Sì. Andando ancora più avanti, dottor Lombardo, a Pellaro, trovano in un furgone nei pressi dell'abitazione di Luciano sempre mitragliatori, fucili, passamontagna e arcio. Sì. Un'altra cosa strana. Sull'autostrada 106, nei pressi di San Leo, nel momento in cui Luciano stava passando di là, trovano una Matiz nera con una bazooka, Kalashnikov e pistole, guanti e passamontagna. Un'altra cosa ancora. Luciano esce dalla villa dove abitava a Pellaro. Sì. Carmelo Murina cerca di fermarlo. Luciano, che sapeva che era un traditore, lo stava quasi investendo e va via. Ecco, tutte queste cose qua portavano... L'arco temporale in cui avvengono tutti questi episodi che lei definisce strani, qual è? Cioè, quando iniziano, l'abbiamo capito, cioè sì, quando lei molla Condello. Sì, fino all'arresto di Luciano. Quindi al 2009? Sì, 2009. Sì. L'arresto, intende lei l'arresto per usura? Sì, sì. Sì, 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 l'arresto per usura. Quindi, dottor Lombardo, nel 2007 mi arrestano per l'operazione Bless. L'operazione Bless mi portano in carcere e allora io incomincio a leggere il mandato di cattura che avevo in mano e mi accorgo della tragedia che Pasquale Condello aveva attuato nei confronti miei e della mia famiglia già dagli anni 90, quando morirono a San Giovannello Fortunato Audino e rimase ferito un'altra persona. Sì. Di questo attentato si era autoaccusato Lombardo Giuseppe, sì, con la propria giustizia. Sì. Quindi con la Lombardo Giuseppe che cosa dice? Dice, vedete che lo giudice, ve lo dice a voi della DTA di Reggio, vedete che lo giudice non sanno niente di questa cosa, perché a fare l'attentato sono stato io. Sì, è vero che io gli ho detto a tutti i miei amici, sarebbe Rosmini e gli altri, che erano stati lo giudice. Ma questo fatto l'abbiamo attuato con Pasquale Condello. Tutta la tragedia l'aveva fatto Pasquale Condello. Aveva fatto un'infamità Pasquale Condello nei nostri confronti. Cioè vi aveva armato una carretta, come si vuol dire. Sì, sì, una carretta. Come al solito faceva Pasquale Condello. Quindi, dietro questo fatto, io sono rimasto scossato. Sono rimasto scossato perché, dottor Lombardo, ho perso tutta la fiducia in tutta l'andrangheta, in tutta propria. Ma lei se lo aspettava, se l'aspettava una reazione del genere da parte di Condello dopo il rifiuto, o è stato un fatto inaspettato? Ha avuto il coraggio di essere protetto da me per 5 anni
dopo che mi aveva fatto una tragedia di questa. Quindi io avevo un alibi, ho chiarito con i magistrati che mi hanno ascoltato e mi hanno scarcerato. Io non c'entravo niente in tutto questo, dottor Lombardo. No, io nella mia famiglia. Ma lei adesso, adesso, all'epoca e negli anni poi a seguire, è riuscito a spiegarsi perché Condello lo aveva fatto? Ma, guardate, Pasquale Condello è una vita che faceva queste cose. Però, nei confronti della famiglia Lo Giudice, io non credevo mai che avrebbe fatto una cosa simile. Ma questa non è l'unica, dottor Lombardo. Se torniamo indietro, nella guerra di mafia, di 'Ndrangheta, c'era stato già un'altra faccenda. Dopo la morte di mio fratello Salvatore, sì, hanno tentato di uccidere a Fracapana, ad Archi. Sì, siamo nel 90 o sbaglio? Siamo nel 90, l'89-90. Quindi, siccome in quel momento certi miei parenti di Ravagnese erano liberi, non sapevano niente di guerra, di cose, non sapevano niente. Quindi queste poverette si trovavano ad Archi e vengono fermati da Fracapani. E gli hanno imposto di non andare più ad Archi. Dopo questo fatto, Pasquale Condello, che venne a sapere questo fatto, che avevano fermato ai miei cugini, gli fanno fare l'attentato contro Fracapani per far ricadere la colpa su di noi. Quindi era una tecnica che lui utilizzava da anni. Mi scusi, sì, l'attentato contro, non si capisce alcuno. Fracapani è un certo Virriolo. Fracapani? Il collaboratore di giustizia. Giovan Battista, presidente. Giovan Battista Fracapani. Va bene. Quindi, e Firriolo chi era? Firriolo, mi pare Emilio si chiama, mi pare. Quindi dopo questi fatti esco da galera dopo il blitz di Bless. Sì. Lei viene scarcerato esattamente quando? Sì, sì. Quando? Se lo ricorda il mese? Dopo 15 giorni. Mi sembra che è scattato a giugno, no, sì, a luglio e sono uscito ad agosto. Ah. 2007? Sì, nel 2007. Prego. Quindi quando esco di galera, dal carcere, mi sono spaesato, mi sono confuso. E dentro di me inizio a rimuginare questo risentimento nei confronti di tutti. Cioè non mi fidavo più di nessuno, dottor Lombardo. Mi faccia capire una cosa, Lo Giudice, perché magari poi ci ritorniamo e è meglio puntualizzarlo subito. Lei in quel momento storico all'interno della 'Ndrangheta Reggina che ruolo ha? In quel momento stiamo parlando del 2006. Sì, sì. 2006 mi avevano affiliato come padrino. Lei era un padrino, quindi aveva la dote del padrino. Sì, la dote. Poi ci torniamo. Era lei il soggetto di vertice della Cosca Lo Giudice? Sì, sì, ero io. Avevate un territorio che controllavate? Eravate federato a qualcuno? Eravate federati a qualcuno? Ma noi eravamo alleati di Pasquale Condello. Noi dipendevamo di Pasquale Condello. Noi avevamo la nostra quota a Santa Caterina, dottor Lombardo. Va bene, poi ci torniamo. Allora lei dice, esce dal carcere nell'agosto del 2007 e si sente spaesato. Sì, mi sento spaesato. E che cosa comincia a fare o a pensare? Incomincio a... Dottor Lombardo, io ho tentato di prendere contatti di nuovo per Pasquale Condello e farlo venire nelle mie grinfie e farlo uccidere, dottor Lombardo. Questo l'ho tentato. Era un progetto ambizioso, diciamo. Sì, non ambizioso, per quello che aveva fatto, per la infamità che mi aveva fatto a me. E quindi Pasquale Condello capisce... E non viene. Dice che per il momento, mi diceva, che per il momento non si poteva muovere, mi mandava queste ambasciate. Sì. Però c'era sempre,
c'era sempre un filo. Quindi, un filo che vuol dire? Che vi legava? Sì, 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 c'era un filo, perché avevamo contatti con tutti i Condello. Non è che il discorso era finito là. Sì, quindi il rapporto era cambiato, ma diciamo il rapporto in realtà ancora c'era. C'era forza politica, forza politica. Quindi ne parlo con Luciano, ne parlo con Villani. Villani anche. Chi? Villani Consolato, mio cugino, sì. Il collaboratore. Sì. E decidiamo insieme a Luciano di dare la caccia a Pasquale Condello e farla arrestare, dottor Lombardi. Abbiamo tentato parecchie volte, senza riuscirci, che poi alla fine arriviamo nel 2008, a febbraio 2008, se non sì. mi ricordo. Avete tentato in che modo? Cioè ci dia qualche particolare di più? Come volevate farlo arrestare Pasquale Condello? Ma Luciano aveva dei contatti sia alla DNA sia ai Rossi di Reggio Calabria, usando i magistrati, usando i Rossi, usando quindi da confidenti. Sì, 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 sì. E avevate informazioni su Pasquale Condello, su dove si trovasse? Più o meno sì, avevamo un'informazione, però non certa. Quindi l'unica persona che poteva portare a Pasquale Condello era suo genero, che si chiama Barillà. 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 Quindi sì. Il marito quindi, della figlia. Sì, quindi passiamo l'informazione a Maesano Francesco. Chi è Maesano Francesco? Maesano Francesco è un maresciallo del Rosso. Sì. Cioè, all'epoca era un maresciallo del Rosso, se sì. non mi ricordo male. La passa lei questa informazione o suo fratello Luciano? No, no, io la passo a Luciano, Luciano la passa a Maesano Francesco. Lei da chi l'aveva avuta l'informazione? L'informazione di che cosa? Cioè, l'informazione che lei passa attraverso suo fratello a Maesano, che informazione è? Sì. E soprattutto lei da chi aveva avuto questa informazione? Allora, Luciano mi diceva, secondo te chi è la persona che possiamo dare per farla seguire per arrivare a Pasquale Condello? Ah, quindi era una vostra riflessione. Quindi calcolando le mie, cioè analizzando Pasquale Condello, analizzando le persone che aveva vicino, certo. Le ho detto, guarda, l'unica persona che tu puoi dare è Barillà, Giovanni Barillà. Senta, ma nei cinque anni in cui lei ha gestito Pasquale Condello, quindi Barillà lo aveva conosciuto, per questo lei dà questa indicazione? Sì, 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 certo. Quindi lei ha fatto tesoro anche della sua esperienza? Sì, sì, sì. Sì. E quindi passate questa informazione al Rosso? Passiamo questa informazione al Rosso. Siccome a Piazza Carmine il figlio di Pasquale Condello insieme a Giovanni Barillà avevano una rivendita di bombole di gas, sì. gli mettono le videocamere, gli mettono le cimici e quindi poi arrivano a Pasquale Condello e lo arrestano. Che cosa succede a quel punto? A quel punto c'era chi piangeva e chi rideva. Dottor Lombardo, Luciano proprio nel momento in cui viene arrestato Pasquale Condello si mette in contatto con Francesco Maesano che voleva andare a vedere a Pasquale Condello come era stato arrestato. Maesano gli dice di non andare, di stare calmo, che era tutto a posto, e quindi le cose vanno avanti fino all'arresto di Luciano. Vanno avanti nel senso che voi continuate a operare diciamo su Reggio Calabria con quel ruolo che lei mi ha detto. Sì, però sempre moderatamente. Moderatamente significa con prudenza. L'amicizia resta con i Condello fino a che siamo nel 2008-2009. Sì. A dicembre 2008-2009 si avvicina Domenico Condello,
Gingomma chiedendomi un favore se trovavo delle armi, perché dice c'è fibrillazione ad Archi e a Reggio Calabria, dice ci dobbiamo preparare per qualche eventuale guerra. Gli ho detto io, guarda, armi ce ne stanno, Domenico, però ce ne stanno abbastanza. Sì. Anzi, fai una gli dici a tuo cugino che le armi ci sono, non preoccuparsi. L'importante è che lui capisca che al momento in cui succede qualcosa noi siamo pronti, non c'è problema, Mimmo, diglielo a tuo cugino. Perché c'era il rischio che scoppiasse una nuova guerra proprio tra il 2008 e il 2009? Perché ognuno, dopo l'arresto di Pasquale Condello, stava cercando di prendere posizione. Cioè, i Condello si sentivano in minoranza in quel momento. No, ma diciamo quella situazione che lei sta descrivendo proprio tra il 2008 e il 2009... era influenzata, sì, anche dal fatto che nel dicembre del 2008 era stato arrestato anche Giuseppe De Stefano? Sì, certo. Quindi sostanzialmente sì, era venuta meno la linea di comando dell''Ndrangheta Regina? Sì, c'era uno sbandamento perché tutti i giovanotti incominciavano a dare numeri, quindi ognuno voleva fare quello che voleva lui. E quindi voi che fate? Concretamente no, cosa fate? Quindi queste armi queste armi c'erano, erano a vostra disposizione? Non c'erano le armi, dottor Lombardo. Parecchie armi in velottatura alla DDA di Reggio Calabria. Altre armi si sono perse. Diciamo si sono perse. Ancora sono a Reggio Calabria le armi. Poi la guerra di mafia, per fortuna, non scoppia. Non è successo niente. Come mai poi, diciamo, è stata abbandonata questa idea? Ma non lo so, perché io in quel momento avevo mio fratello Luciano e quindi cercavo di seguire a Luciano e non mi stavo interessando più di niente io, dottor Lombardo. Seguire Luciano che vuol dire? Nelle sue attività? Nella sua attività, nei suoi soldi, nelle sue amanti. Di tutti e di più, dottor Lombardo. Di tutti e di più. Ci faccia capire una cosa: quindi Luciano in quel momento storico diventa importante all'interno della cosca Lo Giudice? Sì, è importante perché aveva delle amicizie istituzionali in tutti i posti, della finanza, dei carabinieri, del ROS, dei magistrati, in tutti i posti, dottor Lombardo. In tutti i posti? Sì, in tutti i posti. Quindi tra il 2008 e il 2009 voi proseguite la vostra attività, e lei dice soprattutto Luciano prosegue determinate attività, e nel 2009 sì, Luciano viene arrestato. Viene arrestato, sì. Viene arrestato, io ho tentato di prendere contatti sia con il dottor Mollage, sia con il dottor Cisterna, che non ci sono riuscito. E poi alla fine mio fratello mi ha portato all'esasperazione e ho perso la testa, ho iniziato a mettere bombe alla procura, nella casa di dottor Di Langio, ho tentato di sparare a cedere di Reggio Calabria con un bazooka, fortunatamente è andato a vuoto. E quindi poi vengo arrestato io. Nel momento in cui venga arrestato, inizia a collaborare, subito. Quindi sostanzialmente questo è il percorso che lei segue in quegli anni, che poi nell'ottobre del 2010 la porta ad assumere quella decisione che qualche anno prima lei poi aveva abbandonato, è così? Sì. Bene. Adesso anche per aiutarla a ricordare, perché capisco che sono molti anni che lei ci deve raccontare, le chiedo, sì, dall'ottobre 2010 torniamo al momento dell'arresto di Luciano. Lei dice poco fa, ad un certo punto perdo la testa perché mio fratello mi pressava dal carcere. Sì. Sì. E che cosa inizia a fare lei? Cerca dei contatti? Incontra delle persone? Allora, facciamo un passo indietro, dottor Lombardo. Le faccio il solito invito. Abbiamo tutto il tempo che serve.
Quindi anche se lei a me queste cose le ha raccontate tante volte, le dobbiamo raccontare nuovamente, va bene? Con tutti i dettagli che lei oggi ricorda. Va bene, va bene. Faccia finta che io non so nulla. Va bene. Allora, nel 2007, visto tutte le cose che io ho raccontato fino adesso, armi, macchine rubate, vespe rubate, scooter rubati, le armi che noi avevamo erano pochissime per affrontare un eventuale scontro con il Dondello. Quindi mi metto in contatto tramite il capitano Stracuzzi. Stracuzzi sarebbe Spadaro Tracuzzi. Spadaro Tracuzzi, sì. Con uno dei servizi. Sì. Quindi Tracuzzi porta a questa persona una sera d'estate alla Pineta Zerbi. Sì. No, io, Consolato Villani e Giuseppe Villani eravamo seduti in un tavolo. Quindi arriva Stracuzzi con questa persona, si avvicina al tavolo, ci presenta il suo amico come un collega, sia a me, sia a Villani, a tutti, e poi ci appartiamo e quindi dopo, quando mi viene presentato a disparte, dice: questo è Giovanni Aiello, dice. Giovanni Aiello, lei ha detto. Giovanni Aiello, dei servizi segreti. Quindi è Spadaro Tracuzzi che le presenta questa persona e le dice che è dei servizi segreti. Di quali servizi segreti glielo dice? Allora, questo era dei servizi segreti, stiamo parlando della Sicilia, dottore Lombardo. Della Sicilia. Sì, della Sicilia. Ma piano piano arriviamo. Sì, certo, lo so. Prego. Quindi... dice: questa è la persona che ti avevo promesso, lui ha la possibilità di farti avere quello che tu vuoi, quindi adesso ti lascio un numero di telefono, dici nei prossimi giorni vi rivedrete sicuramente. Passano 3-4 giorni, una settimana, adesso non mi ricordo io, sono di preciso. Sì, la fermo solo un attimo, quindi siamo dopo la sua scarcerazione dell'agosto del 2007. Sì. Che lei ha detto che l'incontro avviene presso la Prineta Zerbi, quindi presso la vostra attività commerciale, ritengo. Sì. È estate ancora? Sì, è estate. Siamo ai primi di agosto. Quindi questa persona torna circa dopo 3-4 giorni, una settimana, torna unitamente a una donna. Sì. Mi dà questo numero di telefono, dice: Nino, questo è un numero di telefono estero, chiama a questa persona e poi me la vedo io, tu intanto chiamalo, contattalo, vedi quello che hai bisogno. Chi è che le dice queste cose? Chi le dà il numero di telefono estero? Giovanni Aiello. Ah, Giovanni Aiello mi dà il numero. Sì, in persona. Mi dà questo numero, dice: contatta questa persona, oppure andate, poi vi mettete d'accordo, andate dove si trova. Comunque contattiamo questa persona, non risponde al telefono. Si trovava in Romania questa persona, era un siriano. In quel momento io non mi potevo muovere per molti motivi, quindi insieme a Antonio Cortese ci mettiamo d'accordo. Si è bloccato, mi sa. Che le hanno detto? Mi scusi. Riproviamo. Ci sentite? Il sito riservato? No, l'immagine è bloccata. È ferma. Sì. Ma non ci sentono neanche, niente. Beh, casomai se è necessario facciamo una pausa, se non... Se ci dicono qual è il problema. C'è un problema, il sito riservato dice che stanno cercando di risolvere. Vabbè, allora sospendiamo un attimo e cerchiamo di capire, dice ci sono problemi di linea. Sì.
Sì, lo giudice, la domanda è sempre quella, quindi Siri, Antonio Cortese, quello che era l'acquisto di armi, mi pare di aver capito che voi dovete fare. Mi sente? Sì. Sì. E allora riprendiamo dalla Siria. Sì. Allora, Antonio Cortese si, insieme a questo siriano, si reca in Libano, si porta la lista che avevamo fatto insieme e contratta con il cugino di questo siriano e si mettono d'accordo per 150.000 dollari per un container pieno di armi. Sì. Però il problema era che per garanzia Antonio Cortese doveva rimanere in Libano fino a che le armi dovevano arrivare a Gioia Tauro e io gli consegnavo i soldi. Allo sdoganamento delle armi se la vedeva tutto il capitano Straguzzo, il quale operava a Gioia Tauro. A Gioia Tauro, sì, operava a Gioia Tauro. Dopo che gli dava i soldi, Antonio Cortese veniva rilasciato. Era, diciamo, più che altro una garanzia. Questa operazione poi si concluse? No, non si concluse perché volevano tutti i dollari. Non si concluse perché io non sono riuscito a cambiare l'euro in dollari. Perché era difficile. E quindi Antonio Cortese torna in Italia. Ci rincontriamo di nuovo con Aiello, spieghiamo sì. Tutta la situazione. Sì. Dove vi incontravate con Aiello? O alla profumeria di Antonio Cortese oppure alla Pineta Zerbi. Sì. Quindi Aiello, in realtà voi dice, armi dalla Siria non ne avete prese, non ne avete acquistate? No. Quindi no. Lei torna a incontrare Aiello, per quale motivo? Sì, sempre per la stessa faccenda. Sempre per le armi. Ma piano piano con Aiello poi abbiamo preso amicizia più stretta. E quindi lui mi parlò di tante cose. Quindi dall'agosto del 2007 in poi lei comincia a frequentare Aiello e a un certo punto lei dice diventiamo quasi amici. No, eravamo amici. Eravamo amici. Sì, quindi mi racconta molte cose. Che cosa le racconta? Mi racconta dell'omicidio di un bambino in Sicilia, che il padre lavorava in un'aula bunker. Mi racconta dell'omicidio di Ninni Cassarà. Mi racconta dell'omicidio di Nino D'Agostino, mi racconta l'omicidio di un'altra bomba accaduta a Trapani, dove sono morti due bambini e una donna, dove è rimasto illeso il magistrato Carlo Palermo. Ma tantissime cose, dottor Lombardo. Mi parla degli attentati a Roma, a Milano e a Firenze. E cosa le dice? Mi dice che, Aiello mi raccontò che per quanto riguardava l'esplosivo è andato a ritirarlo a Reggio Calabria, ad Annà, nella famiglia Iamonte, che era stato mandato da Gaetano Scotto a ritirare il materiale. Erano circa 10 quintali, dottor Lombardo. Una buona parte è andata in Sicilia, la rimanenza l'hanno portato a Firenze, a Milano e a Roma. Poi di cosa le parla più? Mi parla anche che le stragi di Firenze, Milano, Roma, i mandanti erano i fratelli Graviano e Rocco Filippone. E tante altre cose, dottor Lombardo. Le parla anche degli omicidi Falcone e Borsellino?
Sì. Anche degli omicidi di Falcone e Borsellino. E cosa le dice? Dice che lui raccontava che l'esplosivo era sempre quello di Reggio Calabria, che a far esplodere l'autobomba a Borsellino era stato sempre lui, mandato dagli Scotto e di altre persone. Comunque mi raccontava un sacco di cose, dottor Lombardo. Mi perdoni, ma come mai Aiello, pur diventato, come dice lei, amico suo, ad un certo punto sì. inizia a fare dei racconti di questo tipo, che sono ovviamente pericolosissimi per lui stesso e per altri? Ma lui di me si fidava, dottor Lombardo. Cioè, eravate diventati proprio amici, amici, questo significa? Sapeva chi ero, dottor Lombardo. Vorrei tornare un attimo, ovviamente poi ritorneremo su questo, che mi sembra un tema sì. di grande rilievo. Sul primo sì. incontro, quindi torniamo sì. un attimo, diciamo, al primo incontro presso la Pineta Zerbi. Quindi lei dice, sì. Aiello arriva in compagnia di Spadaro Tracuzzi. Sì. Come arrivano? Arrivano Spadaro Tracuzzi e lui. Sì, dico, a piedi, a bordo di un'autovettura, una motocicletta... No, arrivano a piedi, perché io ero dentro, non è che si vedeva fuori, dottor Lombardo. Quindi lei li vede già arrivare a piedi? Sì. E Spadaro Tracuzzi e Aiello si conoscevano? Erano amici. Le spiegarono come mai si conoscevano? Ma Spadaro Tracuzzi mi diceva che gli passavano informazioni, si passavano informazioni. Le disse dove si erano conosciuti e perché? Guardi, lui mi diceva che si incontravano spesso a Porto di Gioia Tauro, che si incontravano spesso a Livorno e in altri posti. Le disse Spadaro Tracuzzi se avevano fatto servizio insieme? No, servizio insieme no, che si passavano informazioni riservate sì. Sì. E le disse già in quell'occasione che Aiello era un uomo dei servizi segreti? Certo. Sì. Senza aggiungere però dei particolari, non le disse sismi, non le disse nulla di specifico. No, del SISDE, era del SISDE. Lui negli anni prima, stiamo parlando negli anni 70, lui faceva parte della questura di Palermo. Lui Aiello, poi c'era un'altra persona, dottor Lombardo. Il capo era Conciata, Bruno Conciata. Questo chi glielo dice? Aiello o Spadaro Tracuzzi? Aiello. Quindi sempre torniamo sì. al racconto di Aiello. Sì. Senta, quando Aiello, diciamo dopo il primo incontro di cui lei parla, quindi Pineta Zerbi, agosto 2007, torna a Reggio Calabria, come torna? Lei è in grado di dirmi se avesse un'autovettura? Aveva una Land Rover colore verde militare. Quindi un fuoristrada? Sì, un fuoristrada. Veniva sempre con una donna, una sua... Lui diceva che era una sua amica, ma comunque faceva parte pure dei servizi segreti. Come si chiamava questa donna? Lui la chiamava, cioè me la presentò come Antonella, però il cognome non lo so io. Sentalo giudice, fermiamoci un attimo. Nel momento in cui lei incontra... Aiello per la prima volta, quindi qui a Reggio Calabria, è la prima volta che sente parlare di lui? No, dottor Lombardo. Già no. Io ne sento parlare di Aiello nel 92-95, quando era alla Sinara. Da chi? Da Pietro Scotto. Pietro io Scotto? Ne sento parlare, sì, Pietro Scotto. Il fratello di Gaetano Scotto. Che era detenuto insieme a lei alla Sinara? Era detenuto insieme a me alla Sinara. Suo fratello era latitante per quanto riguardava la strage di Falcone. E lui era pure implicato in questa faccenda, se io non avevo capito male. E come nasce questo rapporto con Pietro Scotto all'interno del carcere e soprattutto perché a un certo punto Pietro Scotto entra in confidenza con lei?
Ma guardi, io, Pietro Scotto non è che c'è in confidenza con me. Siccome là c'erano un passeggio, c'erano dei passeggi che passeggiavamo circa 15 persone. Sì. Quindi questo Pietro Scotto in un momento di smarrimento incomincia a svasare, a dire parole contro questo Aiello, che era stato tutta colpa sua, che ha rovinato la sua famiglia. Tutte queste cose qua. Scusate un attimo, soltanto l'imputato Filippone vuole rinunciare. Diamo atto della rinuncia e possiamo chiudere il collegamento con Voghera. La prossima udienza è il 3 maggio, va bene? Ok, da Voghera, grazie. Quindi stava dicendo lo giudice, Pietro Scotto in un momento di sconforto comincia a raccontarle alcune cose. Sì, di sconforto, perché diceva io sono innocente, non c'entro niente, io lavoravo alla Sierte. Questo qui aveva un'amicizia con mio fratello, con la mia famiglia, ma io non c'entro niente con tutto questo. Perché dicevano che i due fratelli, siccome lavoravano alla Sierte, che avevano messo non lo so che cosa in un palo della luce, un citofono del dottore, della mamma del dottore di Borsellino. Ah. Quindi la Sielt è la società telefonica dell'epoca? Sì, sì. E quindi inizia a raccontarle una serie di cose e questi racconti avvengono durante il passeggio. Con chi passeggiavate voi? Ah, noi eravamo... Ma eravamo io, sì. Domenico Strangio, Marcello Viola, Scopoli di Giuseppe, oggi collaboratore. Sì. Poi c'era un certo Lopresti, Salvatore Lopresti. Poi c'era un certo Cece Gerace, c'erano dei napoletani pure. Ed eravate tutti insieme a fare socialità? Eravamo a passeggio. Al passeggio? Sì, a passeggio. E quindi durante questi incontri che voi avete nelle ore di passeggio, sì. Pietro Scotto inizia a raccontarle alcune cose. Non è che raccontava, gridava, parlava con un altro e quindi noi che passeggiavamo sentivamo questo Aiello, quello che era successo, sbraitava, dottor Lombardo. E... diciamo, nelle cose che diceva Pietro Scotto e che lei ascoltava, cosa disse esattamente di Aiello? Che lavorava in questura a Palermo, di Bruno Conciata, ma diceva un sacco di parole, dottor Lombardo. Quindi queste cose mie erano rimaste impresse. Quando incontrai veramente Aiello, di quello che avevo sentito, ho capito subito che era lui. Ma quindi Pietro Scotto le fa il nome di Aiello nel momento in cui le racconta queste cose? Aiello. Sì. Nel corso, diciamo, dei vostri incontri in carcere, Scotto ha avuto modo di descrivere questo Aiello in qualche modo? Cioè le ha raccontato qualcosa diceva, sul suo aspetto fisico? Diceva quello con la faccia bruciata. Con la faccia bruciata. Butterata. Le disse Aiello, diciamo, che provenienza avesse? Le disse da dove veniva? Diceva che lavorava alla questura di Palermo. Sì. Quindi non le disse nulla sulla provenienza geografica di Aiello? Sì, lui lo chiamava il calabrese. Il calabrese. Il calabrese. Le parlò già Pietro Scotto anche di questa Antonella? No. È sicuro? Sì. Perché lei il 29 settembre del 2014 dice mi raccontò lo Scotto anche di una donna tale Antonella. E ho fatto confusione. No, non parlò di questo. No. Quindi di Antonella in carcere non le parlò Scotto? No. No, solo di Aiello? Sì. Senta,
Lei dice Scotto inizia a confidarsi, dice vive un periodo difficile e mi racconta queste cose. Ma perché viveva un periodo difficile all'interno del carcere, Scotto? Lombardo, non è che le diceva a me, lui gridava a passeggio, dottor Lombardo, gridava. Lui si protestava innocente di quello che gli accusavano. Dice io non c'entro niente. Mio fratello ha l'amicizia con questo qua, ma io neanche lo conosco. Mio fratello sarebbe Gaetano. Sì, Gaetano. Quindi il rapporto con Aiello non lo aveva lui, lo aveva il fratello Gaetano. No, il fratello Gaetano. L'unico riferimento che le fa Scotto in relazione all'ufficio dove lavorava Aiello è quello della questura di Palermo e diciamo ai suoi rapporti con Contrada. No, diceva, allora, mentre questo qua gridava e parlava con un suo paesano, diceva, non lo conosceva, quello che lavorava a Palermo, nella polizia di Palermo, insieme a Contrada. Ho capito, quindi il riferimento venne fatto in questi termini. Sì, ma parlavano tra di loro, dottor Lombardo. Senta, Mascotto sapeva ovviamente che lei era legato all'Andrangheta, quale fosse il suo ruolo? No. Sapeva che ero calabrese. Sapeva per che cosa ero da detenuto, però non c'era questa confidenza. Quindi particolari su di lei non ne aveva sostanzialmente? No. Senta, prima di tornare diciamo agli incontri che voi poi avete avuto direttamente con Aiello, quindi a partire dall'estate del 2007, mi dica subito una cosa, lei questi particolari legati ad Aiello e a quanto aveva appreso nel carcere della Sinara, li comunicò a qualcuno della famiglia Lo Giudice? Guardi, io se non mi ricordo male, ne ho parlato con Consolato Villani. Con Consolato Villani. E perché proprio con Consolato Villani? Ma con Consolato Villani era il mio braccio destro, Villani, dottor Lombardo. Cioè ci sono cose che i miei fratelli non sapevano. E Consolato e suo padre sapevano. Perché con loro io mi confidavo. Perché proprio con loro due? Cioè tanto con Consolato Villani ho capito che era il suo braccio destro, questo diciamo ormai fa parte del notorio giudiziario. Ma perché anche con il padre Giuseppe? Ma il padre Giuseppe noi lo ritenevamo una persona riservata. Una persona riservata, diciamo, un consigliere, ecco. Una persona riservata significa che era una persona che faceva parte dell'Andrangheta con un ruolo riservato, questo le intende? Sì, signore. Quindi era un suo consigliere? Sì. Sì. E quindi era a conoscenza di tutti questi particolari di cui lei sta riferendo? Giuseppe Villani, sì. Sì. Giuseppe Villani, sì. E il figlio Consolato pure? Anche, sì. Anche. Quindi con altri suoi familiari lei non ha parlato di queste confidenze di Pietro Scotto? No, che io ricordo no. No. Che io ricordo. A Cortese Antonio lei queste cose le ha dette? Non mi ricordo, dottor Lombardo. Può essere pure, ma non mi ricordo. Quindi le persone a lei più vicine in assoluto erano Villani Consolato, il padre Giuseppe e Antonio Cortese. Antonio Cortese e Bruno Stilo, dottor Lombardo. E Bruno Stilo. Sì, signore. Quindi erano questi i suoi fedelissimi. Sì. Suo fratello Luciano, quindi, di queste confidenze di Pietro Scotto non sapeva nulla? No, non sapeva niente. Giovanni Chilà? Giovanni Chilà, sì. Giovanni Chilà, sì. Sì. Pasquale Condello? Con Pasquale Condello ho aperto questo discorso. L'ho aperto. Quindi nel periodo in cui lei ha gestito la latitanza di Pasquale Condello, queste cose a Condello le ha dette? Sì. E che cosa le ha detto Pasquale Condello quando ha appreso queste circostanze? Pasquale Condello mi diceva che era una famiglia appartenente a Rina e a Provenzano che erano vicini a loro, che erano dei capi di mandamento, che erano dei criminali, questo diceva. Senta, per quale motivo lei ritiene di rivelare
fatti così riservati, così pericolosi a Pasquale Condello? Ma guardate, Pasquale Condello io non è che l'ho conosciuto nel 2001, io l'ho conosciuto negli anni 70, cioè con mio padre erano molto legati, dottor Lombardo, c'era un'amicizia stretta con i Condello, con i De Cano, con i De Stefano. Quindi molto tempo prima, diciamo, delle frizioni che lei ci ha raccontato oggi. Mio padre era un affiliato, un fedelissimo dei De Cano e dei Stefano. Quindi già negli anni 70? Ma pure prima, dottor Lombardo. E quindi lei, diciamo, sulla base di un rapporto di questo tipo, a Pasquale Condello racconta delle confidenze di Pietro Scotto. Lei, mi pare abbia detto prima, Condello non commentò in alcun modo, non mi pare che abbia detto nulla. Dottor Lombardo, Condello è responsabile anche dell'omicidio di Angelo Giria di Reggio Calabria. Cioè, Condello sapeva chi ero io, dottor Lombardo. Certo che lo sapeva, questo lo abbiamo capito. Io ho fatto molti favori a Pasquale Condello. Senta, Condello le parlò mai dei rapporti, diciamo, nel periodo in cui lei è stato insieme a lui, o in altre occasioni, perché ritengo che lei Condello lo abbia incontrato varie volte. Le parlò mai dei rapporti, vuol dire, tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra? Sì. Allora, questo discorso, sì, mi raccontò della pace che c'è stata negli anni 90. Quindi c'era. Alla fine della seconda guerra di mafia, praticamente. Sì. Che cosa le disse? Mi disse che l'incontro è stato mi sembra, a Villa San Giovanni. Si sono incontrati Totò Riina, Pasquale Condello, Antonino Mammoliti, Antonio Guglielmo Cambazza, Pelle, Antonio Pelle. Poi Cosimo Alvaro. Si sono incontrati a Villa San Giovanni. Come? A Villa San Giovanni. Dove? A Villa San Giovanni? In una villa. La villa di chi? Non lo so io, non lo so, dottor Lombardo. L'incontro è stato in una villa, a Villa San Giovanni. E perché ci fu questo incontro alla presenza di Totò Riina? Per fare la pace. La pace è intervenuto Totò Riina. Lei mi sa dire l'incontro quando avviene esattamente? Lei ha detto alla fine della seconda guerra di mafia. Ma stiamo parlando dopo la morte di mio padre, dottor Lombardo, che avviene a giugno del 90. Giugno del 90? Sì, giugno del 90. E quindi c'è questo incontro che serve, diciamo, per trovare poi una via d'uscita dalla guerra di mafia che è ancora in corso? Sì, era ancora in corso la guerra. Sì, dico, le spiegarono perché era stato necessario l'intervento di Totò Riina? Era necessario perché in quel momento Totò Riina aveva in Cassazione un processo e quindi aveva bisogno di un favore. Poi c'era in atto i lavori per il ponte dello Stretto, di cui si sono messi d'accordo al 50% tra Calabria e Sicilia. C'era pure il discorso di Scopelliti di avvicinarlo e di mandare il processo indietro. C'erano tante cose. Quindi dovevano parlare di più cose. Sì. Le diede poi, diciamo, ulteriori particolari Condello, diciamo, su quell'incontro? Si arrivò a un accordo. Un accordo su tutto. E quindi pensarono di avvicinare a Scopelliti, di dare dei soldi e mandare il processo indietro. Poi c'era in atto anche
altre faccende che adesso io non mi ricordo, perché non guardo. Quindi dovevano discutere di più fatti. Sì, sì. Senta, questi particolari a lei li riferisce Pasquale Condello nel momento in cui ne gestisce la latitanza o in altre occasioni? Sì. No, no, quando io gestisco la sua latitanza. Oh. E in quel momento che lei rivela a Pasquale Condello quello che le aveva detto Pietro Scotto? Sì, sì. Ma io gli ho detto, sentite, io ho incontrato questa persona così, così. Gli ho raccontato quello che era successo. Sì. E in quell'occasione quindi lei parla anche di Giovanni Aiello. Sì. Sì. Senta, mi faccia capire ancora meglio una cosa, quindi torniamo poi al momento in cui lei incontra fisicamente Giovanni Aiello. Sì. Nel momento in cui lei si trova di fronte a questa persona, la ricollega subito a quella di cui le parlò Scotto o no? La ricollego subito perché ho visto quello che aveva in faccia. Cioè che cosa aveva in faccia? Aveva una striscia qua, nella guancia destra. Sì. Un po' sporgente, come fosse che era stato ferito. Quindi una ferita molto vistosa sulla guancia destra. Sì, 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 sì. Mm. Sì. Chiese poi ad Aiello, visto che lei dice che siete diventati amici, no, da quel momento in poi, perché avesse quella ferita in faccia? Sì, mi raccontò che quando era in Sardegna, che dava la caccia a, come si chiama adesso, a quelli che facevano i sequestri di persona, che questa persona gli ha sparato una fucilata in faccia. Ah, quindi c'era stato un incidente. Stiamo parlando di Graziano Mesina. Graziano Mesina. Mm. Sì. Quindi Aiello eseguiva anche questo tipo di operazioni? Sì, sì, sì. Sì. Senta, Pietro Scotto le dice già nel 92, tra il 92 e il 95, che Aiello è calabrese. Aiello il calabrese lo chiama. Sì. Lei ha avuto modo di verificare questa circostanza? Cioè Aiello le confermò questa circostanza o lei fece qualcosa per verificare dove vivesse Aiello? No, poi quando ci siamo conosciuti lui me l'ha detto che era di Catanzaro. Era di Catanzaro. Quindi poi, cioè, stiamo parlando della seconda volta che è venuto da me. Sì. Io l'ho fatto fotografare e ho saputo dove abitava, dove andava a pesca. Il paese dove si trovava, a Montauro, dottor Lombardo. Montauro. A Montauro, sì. Che vuol dire l'ho fatto fotografare? Da chi l'ha fatto fotografare e perché? L'ho fatto seguire da Antonio Cortese. L'ho fatto fotografare quando, nel momento in cui scendeva dalla macchina, nel momento in cui si stava recando in una baracca vicino al mare. Quindi questo pedinamento, mi passi il termine tecnico, Antonio Cortese l'ha eseguito davvero? Sì, sì, l'ho seguito. Certo. Fotografandolo? Fotografandolo, sì. E queste fotografie che fine hanno fatto? Fino al 2012 ce l'avevo io, dottor Lombardo. Quindi erano fotografie che Cortese poi aveva dato a lei? Sì, ce l'avevo io. Va bene, poi torniamo sulle fotografie. Sì. Senta, quindi lei dice Aiello Giovanni inizia a frequentare me a Reggio Calabria e gli incontri avvengono dal 2007 in poi e gli incontri avvengono o presso il chiosco della frutta o presso la profumeria di Cortese. Sì, signora. Quanti incontri ci furono? Ma guardate, dal 2007 al 2010 credo 10-15 volte sicuramente. Quindi un buon numero di incontri. Sì, sì. Senta, sì, questi incontri che lei aveva con Aiello, poi cercheremo di capire di che cosa parlavate, oltre alle armi, se ci sono discorsi ulteriori. Chi partecipava? All'incontro partecipavo
solo io. Mi scusi, lo giudice, se la interrompo. Sì. Quindi al primo incontro, quando arriva insieme a Spatato Tracuzzi, siete presenti lei, Villani Consolato e Villani Giuseppe. Sì, signore, sì. C'erano altre persone. C'era un certo Mercurio, Mercurio. che vive a Verona, è di Reggio Calabria, molto amico della famiglia Villani. Della famiglia Villani. E che faceva parte della famiglia Latella, sarebbe Zangata Latella. Sì, quindi Latella di Reggio Calabria. Sì. E che ci faceva lì questo Mercurio? Questo Mercurio era stato contattato per cercare armi, dottor Lombardo. Pure lui. In particolare Bazooka. Pure lui. Sì, pure lui. Sempre, diciamo, in quel progetto che voi avevate, diciamo, di acquisto di un'ingente quantità di armi. Sì. E allora fermiamoci un attimo su Mercurio e poi proseguiamo. Mercurio, le armi, quindi il canale di Mercurio delle armi era autonomo rispetto a quello che poi vi apre Spadaro Tracuzzi insieme ad Aiello. Sì, era autonomo. E che canale era? Attraverso chi? Allora, siccome questo Mercurio comprava armi all'estero, e nella zona della Lombardia li affittava a rapinatori, assassini, li affittava. Rapinatori che facevano rapine sui treni, nelle banche, dove facevano un omicidio, lui li affittava. Ho capito. E quindi aveva, diciamo, dei canali già collaudati di rifornimento. Sì, collaudati. Vi fornì armi Mercurio a seguito della vostra richiesta? No, non ci fornì armi perché Villani Consolato mi disse, Villani Giuseppe mi disse che questo qui era non si è fidato e che la sua famiglia non intendeva dare armi a noi. Avevano paura, va. I Latella, dottor Lombardo. I Latella. Quindi non vi volevano rifornire di armi. Sì. Senta, col Mercurio poi il discorso sulle armi andò avanti o si interruppe? No, si interruppe, dottor Lombardo. Quindi non ci furono altri incontri con il Mercurio a cui era presente anche Aiello o Spadaro Tracuzzi? No. No, solo quello. Oltre al Mercurio chi c'era la prima volta? C'era Giuseppe Villani. Sì, ovviamente oltre a quelli che lei mi ha detto già. No, nessun altro. Nessuno. Io ricordo nessun altro. No. Quindi suo fratello Luciano non c'era? No, Luciano c'è stato in un secondo incontro. In un secondo incontro, quindi andiamo con ordine. Quindi nell'agosto del 2007 Luciano non c'è, giusto? No, non c'era. No. Non c'era. Poi lei dice ci furono numerosi altri incontri. A questi successivi incontri chi partecipava? Antonio Cortese, io, Antonella e una volta Luciano. E una volta Luciano. Dove avvenne questo incontro? Nella profumeria di Antonio Cortese. Di che cosa dovevate parlare in quell'occasione e perché in quell'occasione era presente anche Luciano? In quell'occasione Luciano arrivò così all'improvviso, entrò, ci vide lì all'entrata che parlavamo e quindi io gliel'ho presentato, gli ho detto Giovanni questo è mio fratello Luciano, che è amico con il dottore Mollage e Cisterna. Lei disse questo ad Aiello? Sì. E perché rivelò una circostanza del genere, mi perdoni? Perché già dall'inizio lui voleva conoscere Luciano, che aveva sentito delle amicizie che intercorrevano tra Mollage, Cisterna e lui. Quindi Aiello già nei precedenti incontri aveva chiesto a lei di suo fratello Luciano? Sì. E perché aveva questo interesse? Ci faccia capire meglio. Non lo so, dottor Lombardo, non ve lo so spiegare. Non ce lo sa spiegare, però questo interesse lei lo ricorda con chiarezza. Sì, aveva interesse. Aveva interesse. Senta, Villani Consolato partecipò a questi incontri?
Ma mi sembra una volta o due volte, non di più. Quindi mi accompagnava, rimaneva disfatti, però una volta o due sicuro. Quindi Villani Consolato ebbe un contatto quindi diretto con Aiello e con questa Antonella? Sì, sì. Il primo alla profumeria. Il primo, lei ha detto, era alla Pineta Zerbi, mi perdoni. No, no, quando ci siamo incontrati alla profumeria c'era, eravamo io, Antonella, Giovanna, Consolato Villani, Antonio Cortese e poi arrivò Luciano. Ah, ho capito, perfetto. Quindi Villani, per essere chiari, lo vede tanto alla Pineta Zerbi la prima volta in assoluto, sì, quando sì, è col padre, e poi lo incontra sì, anche in un'occasione nella profumeria sì, di Cortese. Allora, sì. 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 Di che cosa parlavate nella profumeria di Cortese? Perché c'erano tanti incontri tra di voi? Ci sono stati tanti incontri? Tanti incontri perché Antonio Cortese voleva che Giovanni Aiello gli insegnasse come funzionano per confezionare ordigni oppure trasformare armi, tutte queste cose qua. Perché Giovanni Aiello queste cose le sapeva fare bene? Sì. E poi questo corso di istruzione Aiello lo tenne a favore di Cortese? Sì. Sì, quindi insegnò a Cortese a utilizzare le armi e gli esplosivi? Sì, sì, insegnò, sì. Sì. Mi scusi, diciamo questi insegnamenti hanno qualcosa a che fare con la bomba del 3 gennaio del 2010? Sì. Sì. Quella cioè, è stata un'istruzione di Giovanni Aiello. Cioè è stata confezionata quella bomba con una bombola di gas sulla base delle istruzioni sì, di Aiello? Quella bomba è stata confezionata sulle istruzioni di Giovanni Aiello. E le bombe successive? La stessa cosa. La stessa cosa. Quindi poi effettivamente lo istruì, Aiello istruì Cortese. Sì. Sì. Vorrei un altro particolare da lei. Visto questa frequentazione che diventa importante, no? Non quotidiana, ma comunque una frequentazione, voglio dire, di un certo tipo. Sì. Aiello le raccontò, visto che eravate diventati amici, se aveva altri contatti con Reggio Calabria indipendenti da lei e dai Lo Giudice? Guardi, lui mi diceva che aveva altri contatti e che si incontravano all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Con chi si incontrava? Non lo so, non lo so, non lo so, dottor Lombardo. Non le fece mai dei nomi? No, 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 no. Comunque erano tutti dei servizi, vedete. Lui mi diceva, io ho questo incontro con altre persone dei servizi e basta, chiudeva il discorso. Senta, lei nel verbale del 29 settembre 2014 però alcuni nomi li fa. Mi faccia la contestazione, dottor Lombardo. No, non è una contestazione in realtà. Le segnalo che, ad esempio, parla del maresciallo Spanò. È vero, dottor Lombardo. Sì. È vero, Sì. E allora che cosa ricorda ora che le ho fatto questo richiamo? Ricordo che si incontrava con Spanò e pure con altri. Non mi ricordo i nomi io, dottor Lombardo, questo è il discorso. Quindi questo discorso di Spanò se lo ricorda? Sì, 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 è vero. Le raccontò come era iniziato questo rapporto, per quale motivo si incontravano? Non mi ricordo, dottor Lombardo. Non mi ricordo. Non si ricorda? No, non mi ricordo. Aiello le disse quando aveva iniziato a frequentare Reggio Calabria? Aiello mi parlavano già 10-15 anni prima che ci conoscevamo noi. Quindi da molti anni. Sì, da molti anni. Anche perché la sua orientazione era in Sicilia. In Sicilia e in altre regioni d'Italia. Quindi operava anche in altre regioni. Sì, sì, sì. Senta,
Le disse mai Aiello se aveva rapporti con Cosa Nostra? Sì, l'amicizia con Aiello era con Iscotto, con Mariano Agate, se non mi ricordo male, e poi con Messina Denaro, Matteo Messina Denaro, con i fratelli Graviano. Queste erano. Quindi queste sono tutte confidenze che le fa Giovanni Aiello? Sì, sì, sì. Le dà qualche particolare di più? Cioè, le spiega come si erano conosciuti, perché si erano conosciuti, perché c'erano questi rapporti? Ma i rapporti, perché lui lavorava insieme a, a Conciada, che era sotto copertura, questo Aiello, insieme ai suoi colleghi, tutte queste cose. Sì. Senta lo giudice, lei ovviamente ci ha raccontato di quello che le racconta Pietro Scotto, no? E le parla di Aiello e lo ricollega a tutta una serie di accadimenti. Ma nel momento in cui lei ha il rapporto diretto con Aiello, e in parte già lo ha detto, Aiello le confessa di aver avuto quel ruolo di cui parlava Scotto? Sì, sì. Cioè è lui che lo fa spontaneamente o lo fa dopo che lei racconta ad Aiello di aver sentito parlare di lui da Pietro Scotto? No, no, io gli domando che cosa c'è, che legame c'era con Pietro Scotto, questo fratello. E lui mi dice sì, perché nell'attentato di Borsellino sono stato io a far saltare la macchina. Quindi Aiello si apre con lei e le racconta tutte queste cose dopo che lei gli parla di Pietro Scotto e delle confidenze che le aveva fatto alla Sinara? Sì, sì, sì. È così? Sì, è così. Voi tenete una serie di incontri all'interno della profumeria, lei dice, per una serie di ragioni. Si parlò di armi e si parlò anche di altro. Che cosa veniva a fare Aiello a Reggio Calabria e come prendevate appuntamento per vedervi? Aiello passava di là nel lavoro oppure alla profumeria, domandava, torno domani, torno dopodomani, e così era l'appuntamento. Quindi non c'erano contatti telefonici? No, no, telefonici mai. Mai. Quindi sostanzialmente questa... Lei dice la conferma del fatto che Aiello venisse a Reggio indipendentemente da voi? Sì, sì. E che cosa vi raccontava Aiello nel corso di questi incontri? Che cosa vi diceva questa Antonella? Di cosa parlavate? Antonella parlava che era un'azionista, era una guerrigliera, che avevano fatto addestramento in Sardegna a Alghero, ai resti di Alghero, che era dei servizi segreti, tutte queste cose qua contava. Raccontavo. Ma voi ad Aiello chiedevate qualcosa? Cioè nel rapporto che voi avete ad Aiello, oltre alle armi, ad Aiello avete chiesto anche altro? No, che io ricordo no. Tante volte gli abbiamo fatto regali. Che cosa gli ha regalato? Abbiamo fatto regali, profumi, orologi, questa roba. Che orologi ha regalato ad Aiello? Io gli ho regalato un Rolex. Antonio gli regalava sempre profumi, tinte per i capelli, per lui, per questa Antonella e tante altre cose. Perché lei a un certo punto decise di fare un regalo importante ad Aiello? Perché un Rolex non è un profumo. Vicino. Per tenerlo vicino a me, dottor Lombardo. Si ricorda che Rolex fosse, dove l'aveva comprato? Come l'aveva avuto? Ma quello era un regalo, non mi ricordo come l'aveva regalato, e gliel'ho dato a lui. Quindi era un regalo che avevano fatto a lei e lei poi lo ha girato da Aiello? Sì, sì, sì. E di che valore stiamo parlando? Ma stiamo parlando del valore di 10.000 euro. Quindi era un orologio importante? Sì. Sì. Ma aveva fatto qualcosa di particolare in quel momento? No, no. L'ho fatto soltanto per attirarlo più a me. Senta, lo giudice, Aiello vi portava informazioni? Cazzo, lui voleva informazione. Informazione su Condello, su come era stata decisa la pace,
domandava dei latitanti, faceva domande. Dove era stata pattuita la pace e come si erano divisi diciamo il territorio di Reggio Calabria. E lei ad Aiello chiedeva informazioni? Non mi ricordo che io abbia chiesto informazioni. Non lei mi ricordo. Chiedeva ad Aiello se per caso poteva aiutarvi con le indagini in corso? Può essere, non mi ricordo. Chiese ad Aiello, ad esempio, di accertare se c'erano indagini su suo fratello Luciano? Sì, questo sì. Perché voi avevate sentore che c'erano indagini su Luciano? Volevamo, Santoni? Avevate sentore, cioè avevate il sospetto che ci fossero indagini su Luciano? Sì, perché Luciano sospettava che c'era qualcosa di lui, sul fatto quando hanno chiamato a Luciano in questura, gli hanno domandato di Condello, volevano che Luciano collaborasse. E poi l'allontanamento di Cisterna e Mollaci nei suoi confronti, e quindi vedeva un po' strana la cosa. Quindi aveva dei sospetti? Sì. Lei chiese mai ad Aiello, ad esempio, di accertare se queste indagini fossero collegate anche con la collaborazione di Messiano Carlo? Non mi ricordo, dottor Lombardo, non mi ricordo. Lei ha capito di chi sto parlando? Messiano Carlo. Messiano Carlo. Sì, lo so chi è. Può essere pure, ma non mi ricordo, dottor Lombardo. Può essere, non lo escludo. Perché nel verbale del 29 settembre 2014 lei dice: volevo sapere se vi erano delle indagini sul mio conto, sapevo che Messiano Carlo stava parlando di mio fratello. Sì. Se l'ho detto, sì, lo confermo. Senta, ma queste informazioni non ve le forniva già Spadaro Tracuzzi? Non le chiedevate a lui queste cose? Ma volevamo vedere fino a che punto arrivava questo Giovannaiello. Ah, quindi volevate capire di quali informazioni, insomma, poteva disporre, quali informazioni poteva darvi? Sì. Ma, diciamo, le informazioni di Spadaro Tracuzzi continuavano ad arrivare? Continuavano ad esserci? Fino a 2009 sono arrivate sempre. Quindi quello di Aiello era diventato un ulteriore canale, diciamo, di conoscenza. Sì, un ulteriore canale di conoscenza, come dice lei. Senta, quindi dopo il 2007, 2008, 2009... o meglio nel corso di questi anni voi continuate a frequentare Aiello Giovanni, e arriviamo all'epoca dell'arresto di suo fratello, giusto? Sì, che è nel 2009. Dopo che suo fratello viene arrestato, lei ne parla ad Aiello in qualche modo? Sì, ne parla ad Aiello. Ne parlo nel momento in cui Cisterna e Mollaci si lavano le mani. E che cosa dice ad Aiello? Racconto quello che stava succedendo, e quindi lo metto a conoscenza di quello che volevo fare. Quello che volevo fare, dice, vabbè, dice, fai come dici tu, però se hai bisogno di me io sono a disposizione. Quindi lei dice ad Aiello, insomma, che vuole reagire a quella situazione? Sì. È quella la fase in cui Aiello poi comincia a istruire Antonio Cortese, o già lo stava istruendo? No. Questo già avvenne prima. Questa istruzione è avvenuta prima. Quindi già Aiello lo aveva istruito sull'uso delle armi e degli esplosivi? Sì. Lei informa Aiello in quel momento storico di quelle che erano le sue intenzioni, per quale motivo? Lo informo perché ho pensato che in futuro
avevo bisogno di lui, a parte Antonio Cortese. E partecipa Aiello, voglio dire, poi a quella fase che porta alle bombe del 2010? No, no, Aiello non partecipa in nessuna fase. Aiello è a conoscenza soltanto, basta. È a conoscenza. Quindi le istruzioni che lui aveva dato ad Antonio Cortese erano state precedenti a quella fase? Sì. Sì. Ha detto, dice, vedi se riesci a piegarlo un poco, se no poi ci penso io con loro. Cioè, mi faccia capire meglio, perché questo è... Ha detto che se non riesci tu a piegarla, ad avvicinarli, per vedere cosa devono fare per tuo fratello, ci penso io, dice. Ah. Quindi lei sostanzialmente dice ad Aiello che sta incontrando delle difficoltà e lui si propone poi di aiutarla ove lei non dovesse riuscire, sì, ad ottenere risultati. Sì, sì, sì. Poi lei chiese questo aiuto di Aiello in qualche modo? Ma no, non l'ho chiesto perché poi ero preso da tantissime cose, dottor Lombardo. Quindi evitavo pure di incontrarlo certe volte. Dopo le bombe del 2010, quindi dopo il 3 gennaio 2010, lei incontra nuovamente Aiello in qualche occasione? L'ho incontrato l'ultima volta prima del mio arresto, prima. Prima del suo arresto, che dell'ottobre, sì, 2010 però. Sì. Quanto tempo prima, sì, lei lo incontra l'ultima volta? Allora, lo incontro verso settembre, però lo incontro pure prima. Stiamo parlando aprile, febbraio, lo incontro, sì, lo incontro, sì. Per quale motivo ci fu questo ulteriore incontro? Ma lui passava sempre di là dove lavoravo io, quindi si fermava 2 minuti e se ne andava. Oppure gli dicevo vai via, non restare qua, perché pensavo che ero seguito, che c'erano telecamere, che c'erano microfoni, quindi cercavo di non coinvolgerlo nelle cose che stavo facendo. Ho capito. Senta, un particolare su queste istruzioni che Aiello dava a Cortese, ma lo istruiva a utilizzare quale esplosivo? Allora, Cortese utilizzò la Procura Generale utilizzò una bombola di gas quasi vuota, sì, l'innesco con del plastico. E poi ha messo un panetto di C4 di sopra. E questa composizione con la bombola di gas, diciamo, è un'istruzione che gli aveva dato Aiello? Sì. Non so se lei ovviamente ne è a conoscenza, ma perché, diciamo, si creò quel tipo di ordigno, cioè con la bombola di gas? Per fare più danni. Perché secondo Aiello una bombola quasi vuota fa più danni di quando è piena. Senta, prima le chiedevo, diciamo, delle frequentazioni di Aiello su Reggio Calabria indipendenti da voi, e lei ha ricordato poi, quando le ho fatto il nome di Spanò, che effettivamente, sì, questo nome era vero. Sì. Lei parla anche di un'altra persona, che è tale Zumbo. Zumbo... Giovanni Zumbo? Sì. Dei servizi? Sì, dei servizi. Sì, mi sembra di sì. Sì, quindi si ricorda, ora che le ho fatto questo nome, se Aiello le parlò anche di Giovanni Zumbo? Mi sembra che mi ha parlato anche di lui, si incontravano anche con questo Zumbo. Sì. Le diede dei particolari aggiuntivi? Le spiegò meglio chi fosse questo Zumbo? Spiegò che era vicino alle cosche di Stefano, Tegano e Libre. Questo mi spiegò. Senza, diciamo, andare oltre. No. Per dirle, diciamo, di che cosa parlava con lo Zumbo, i motivi della loro frequentazione. No.
Senta, ancora un particolare sugli incontri in profumeria. Ce la descrive questa profumeria, come era composta? Sì. Allora, la profumeria si trova scendendo da Cedere, arrivando ai semafori, si gira a destra, nella discesa, sulla destra, c'è la profumeria. Entrando c'è una piccola stanza con un'altra collegata, più alta. Poi c'è una stanza dietro, che c'è un'altra entrata secondaria. E gli incontri, diciamo, tra voi e Aiello dove avvenivano esattamente? Sembra che il primo è avvenuto davanti. Lui è entrato davanti. Negli altri incontri entrava di dietro, che c'era un'altra entrata. Quello a cui era presente Villani o a cui ha assistito Villani, dove è avvenuto esattamente? Allora, quando... Sì, Villani... È avvenuto nella stanza davanti. Davanti, perché sono due stanze, una più bassa e una più alta. Quindi su due livelli? Sì, due livelli. Ho capito. Quello invece a cui era presente suo fratello Luciano... È sempre quella, È sempre quella, quindi lo stesso ambiente. Sì. Aiello a questi incontri arrivava con la sua autovettura, con quel fuoristrada di cui lei parlava prima? Sì. E dove lo lasciava? Allora, certe volte lo lasciava nella traversa, certe volte lo entrava dentro, che c'era, a me mi sembra che... Qualche volta l'ha entrato dentro, che c'è un condominio, c'è un'entrata secondaria. Entrava dentro significa che c'era un cortile interno? Un cortile, sì. Ah. Senti, suo fratello Luciano in quel periodo aveva un'autovettura che utilizzava? A parte che Luciano aveva parecchie autovetture. Lei si ricorda quali? Allora aveva una Porsche Cayenne nera, una Porsche Cayenne bianca, 2-3-500, una Fiat Stilo, una Fiat Punto. Poi aveva... Comunque aveva 6 o 7 macchine, aveva 2 scooter. Quindi lei ha detto una Cayenne bianca e una Cayenne nera, 3-500, sì. Mi sa dire il colore di queste 500? C'era una grigia, che poi l'ho avuta io, una azzurrina, poi mi sembra un'altra nera, un'altra verde. E che aveva una concessionaria? Ma lui ne cambiava... Ma lui li cambiava ogni mese, 2 mesi li cambiava. Le cambiava, ho capito. Sì. Senta, lei ha detto prima che arrivava a questi incontri con Aiello presso la profumeria spesso accompagnato da Villani. Ho capito bene? Una volta, 2 volte sì. Sì, e come arrivavate? Cioè arrivavate insieme a bordo di un'autovettura, Villani la accompagnava, come avveniva questo discorso? No, ma accompagnava lui con la sua macchina. Con la sua macchina. E che macchina aveva all'epoca? Aveva una Ford Focus. Quindi Villani guidava e accompagnava lei a questi incontri? Sì. Mentre Cortese che mezzi di trasporto utilizzava? Cortese aveva uno scooter, aveva un fuoristrada che si chiama Della Ghia, non mi ricordo come si chiama comunque adesso, un fuoristrada Della Ghia, aveva un'altra macchina uguale a quella di Giovanni Aiello pure, uguale, precisa.
Cioè un fuoristrada della Range Rover? Fuoristrada, sì, una Range Rover. Ce l'avevo uguale. Uguale significa stesso modello, non credo lo stesso colore. Stesso pure. Modello, stesso colore, pure lo stesso colore. Sì. Poi non mi ricordo che altra macchina aveva. Non mi ha ricordo. Detto che aveva uno scooter. Ah, aveva uno scooter, aveva una Punto grigia. L'ultima macchina una Punto grigia aveva. Che tipo di scooter aveva Iello? Cortese, mi scusi. Aveva un T-Max, un T-Max. Solo il T-Max ha avuto? No, allora, ha avuto un T-Max, poi ha avuto un Honda 125-150, di colore grigio. Che aveva comprato dove? L'aveva comprato da concessionario a Geppione, da Nino Pricopio. E di chi era questo, dico, era nuovo questo scooter? Questo scooter? Non la sentiamo più però. Sì, un attimo. La sentiamo. Questo scooter l'ha comprato da Nino Pricopio. Sì, quale Pricopio. Dei due scooter, il T-Max o il 150 come l'ha definito lei? I 150. Le ho chiesto, era uno scooter nuovo questo 150 o no? Era uno scooter nuovo. Sì, no, era. Sì. Stiamo parlando dell'SH150? Sì. Sì, SX, 150. Scusi, 150. Mi dice di che colore era questo scooter? Grigio, era grigio. Grigio. Perché lei nel verbale del 29 settembre 2014 parla di un SX150 di colore nero intestato ad Ivan Nava. Sì. Sì, è vero, lo confermo. Ma lei ha detto che era nuovo però, quando l'ha comprato. Intestato a Ivan Nava. Ma era nuovo nel senso che aveva pochi chilometri, questo intendevo io. Ah. E che fosse intestato a Ivan Nava, lei come lo sa, visto che non era uno scooter suo? Lo so perché in questo scooter, prima che venisse venduto a Antonio Cortese, sì, Ivan Nava e Antonino Pricopo hanno fatto un'assicurazione e hanno preso dei soldi. Un'assicurazione nel senso di un finto incidente? Un finto incidente, sì. Questo chi glielo raccontò? Antonio Cortese, a Nino Pricopo, questi due. Quindi è Cortese che apprende questa circostanza? Sì, ma lui era a conoscenza, non è che non l'era. Sentalo giudice, lei racconta diciamo di Aiello Giovanni, quindi cerco di completare questo argomento insieme a lei, e dice che Aiello Giovanni manifesta interesse per suo fratello Luciano. Sì. Le chiedo, suo fratello Luciano aveva rapporti con gli apparati di sicurezza, quindi quelli che lei chiama servizi segreti? Ha capito la domanda? Sì, sì, ho capito. Luciano aveva amicizie in tutti i posti. Lei lo ha detto prima. Anche, ha fatto con i Siste. E come erano nati questi rapporti di Luciano con il Siste? Con il Siste sono nati adesso l'amicizia di Mollange Cisterna, Antonino Spanò, Maesano Francesco, il capitano Saverio Straguzzi. Così sono nati. E che cosa faceva Luciano per il SISDE? Luciano passava informazioni, faceva arrestare latitanti. Quindi faceva il confidente? Sì. Era una loro fonte? Sì, una loro fonte. E in quali anni inizia questo rapporto? Ma nel 2002-2003. Quindi va avanti per molti anni? Sì, va avanti per molti anni. Fino al 2009. Fino al 2009. Fino a quando l'hanno arrestato? Sì. Veniva retribuito per questo suo ruolo di confidente? Questo non lo so, dottor Lombardo. Non lo so io. Quindi non sa se lo pagassero? No, non lo so. No.
Invece il rapporto che lei attribuisce, diciamo, a Luciano con il maresciallo Maisano, quando nasce? Nasce nel momento in cui si decide di far arrestare a Condello e quindi Luciano si reca a Roma dal dottore Alberto Cisterna insieme a un altro ragazzo, adesso un certo Donato, una volta, un altro consolo avuto, che c'era pure l'avvocato Giovanni, non mi ricordo, un avvocato, e quindi l'incontro venivano a Roma. Quando Luciano gli prospettò al dottor Alberto Cisterna quello che c'era in atto, Alberto Cisterna mandò Luciano a trovare Francesco Maisano di dire quello che gli aveva raccontato a lui e di mettersi d'accordo per quello che dovevano fare. Quindi nasce in quel momento. Sì. Mentre il rapporto con il SISD era precedente. Sì, era precedente. Sentalo, giudice, lo dico io perché questo risulta ovviamente documentalmente, lei di Aiello Giovanni nei 180 giorni non parla. Non parlo. No. Per quale motivo lei non parla di Aiello Giovanni e soprattutto ci spieghi perché solo a un certo punto lei inizia a parlare di queste vicende e di queste persone? Io non parlo perché io e Giovanna Aiello avevamo avuto, diciamo, l'ultimo incontro che abbiamo avuto, lui mi ha minacciato dicendo: stai attento a quello che fai, stai attento a non fare il mio nome, perché guarda che io ti trovo pure in carcere, stai attento, non fare il mio nome, non devi fare mai il mio nome, se no ti rovino io. Quindi la minacciò sostanzialmente Aiello? Sì, mi minacciò, stai attento a quello che fai. E quindi lei inizia a collaborare con la giustizia e di questi argomenti non parla per il timore che ne era derivato da questa minaccia? Sì. Quando è che trova il coraggio poi di parlarne e soprattutto, mi creda, lo so che lei lo ha fatto tante volte, ma anche qui la invito a raccontare nuovamente tutto quello che ha vissuto, diciamo, trova il coraggio di scrivere determinate cose, di mandare dei memoriali, lei lascia, abbandona la località protetta. Sì. Eh? Allora, io inizio a parlare di questo fatto nel momento in cui vengo invitato a presentarmi alla DNA di fronte al dottore Donadio. Sì. E quindi è lui che porta questo fatto avanti e io piano piano inizio a dare, ma non tanto. Cioè, il discorso si blocca perché non mi sono fidato più. E quindi una volta che sono andato via di là ho iniziato a registrare tutto quello che succedeva intorno a me, tutto. Dopo circa un mese da questo fatto, stiamo parlando di febbraio 2013, sì. Una mattina vengo sequestrato da due che si sono presentati come carabinieri, mi portano in una località diversa da quella dove risiedevo. Sì, lei dove risiedeva? Ormai la località è nota, quindi lo può dire. Sì, a Macerata. A Macerata invece loro mi hanno portato a Villa Potenza a circa 3-4 chilometri. Quindi con la ragione di che mi portavano... Che vuol dire lei viene sequestrato, lo giudice? Vengo sequestrato perché... La prendono a casa, la prendono fuori, dove la prendono? No, io esco di casa, mentre camminavo, sì, si ferma una punto grigia, uno va davanti, uno dietro, lo giudice, sì, siamo carabinieri, deve venire con noi. Mi fanno salire sulla macchina, pensando che mi portano in caserma, invece mi portano a Villa Potenza, dove c'era un'altra macchina là posteggiata,
che aspettava. Che cos'è, Villa Potenza? Non ho capito. Villa Potenza è una località dove c'è una piattaforma, c'è una piattaforma, una piazza grandissima dove si ferma la polizia stradale per pesare i cani e tutte queste cose qua. Quindi nei dintorni di Macerata? Sì, nei dintorni di Macerata, sempre nel comune di Macerata. Sì. Quindi la portano lì, c'è una seconda autovettura, che autovettura è? È una Bravo, mi pare, una Fiat Bravo, di quelli grandi, no? È colore nocciola, se non mi ricordo male. Mi fanno salire la macchina, i due che mi hanno portato là si mettono uno da uno spartello e uno dall'altro. Quindi lei scende, mi scusi, lei scende dalla Punto e sale sulla Brava? Sì, sì. E che cosa avviene? Fanno salire su. Avviene che là c'erano due persone che non sono fatte vedere in faccia, mai, e quindi vengo minacciato a risaltare tutto quello che io avevo fatto con le procure, dovevo risaltare tutto, e quindi mi minacciano, mi sento minacciato e quasi quasi ucciso, e quindi a quel punto gli dico io: fermate un attimo, perché io ho delle registrazioni a casa per farvi vedere la mia realtà. Dice: come, che registrazione? Ho delle registrazioni che io ho fatto, mi possono servire. Quindi lei aveva iniziato a registrare tutto quello che la riguardava, sì, dopo tutto, il colloquio tutto. Investigativo in DNA? Sì. Tutto. E quindi dice: vabbè, adesso la faccio accompagnare a casa, gli consegna quello che ha e poi ci vediamo. Mi portano a casa, già loro sapevano dove abitavo, che c'era il garage sotto, che c'era una porta di sicurezza, sapevano tutto. Salgono a casa mia, gli do le copie di quello che ho, che avevo io, e se ne sono andati. Dopo di questo fatto, dottor Lombardo, sono iniziati a trovare un cellulare nella cassetta della posta. Hanno iniziato a girare persone strane là dove abitavo. Sì. Una volta si sono presentati due persone distinte, vestite per bene, mi hanno suonato dicendo che erano dei noppi di Roma che dovevano vedere la mia situazione. E io, che conoscevo i noppi, quelli che venivano a trovarmi, io ho detto: aspettate un attimo, perché io non vi conosco. Aspettate, chiamo la polizia, viene la polizia qua e vi faccio sapere. Anche perché sono agli arresti domiciliari. Dici: no, lasci stare, passiamo un altro volta. Quindi questi qua, io l'ho visto perché mi sono affacciato al balcone, sono scappati. Cioè, ho intuito che era in atto qualche azione nei miei confronti. E poi tante altre cose. Cioè, tutto questo mi ha portato a non fidarmi più di nessuno, né dei noppi, né della polizia, né dei magistrati, né della DNA, di niente. Ho deciso di andare a Reggio Calabria, dove, secondo il mio punto di vista, potevo stare più sicuro. Cioè, quindi c'è un momento storico in cui lei si sente più sicuro a Reggio Calabria, che è località protetta, sì, sostanzialmente. Ma a Reggio Calabria no, dai miei fratelli. Io sono andato da una persona di cui io mi fidavo. Ora ci arriviamo per gradi, quindi con calma. Quindi sì, rimaniamo, lei diciamo ha fatto una sorta di introduzione ora, definiamola così. Torniamo al colloquio investigativo, sì, che diciamo lei ha con il dottore Donadio in DNA. Intanto questo colloquio investigativo, se lo ricorda, quando avviene? Viene, allora, mi ricordo che lei mi aveva citato in un processo sì, Meta, sì, se non mi ricordo. Sì. Lo stesso giorno, la sera, mi hanno portato alla DNA. Era dicembre, se io non mi ricordo male, dicembre, che era il 22, 23, 21, o il 14, addirittura il 14 o 15. Lei infatti nel verbale del 29 settembre 2014 dice il 14 dicembre 2012. Sì. E quella, quindi lei data, quella giornata doveva deporre in un processo qui a Reggio Calabria, che cosa successe?
Successe che ci stavamo recando a Reggio Calabria, già cioè, era tutto predisposto, a metà strada, quasi a metà strada, i noppi, cioè i referenti che mi stavano accompagnando a Reggio Calabria, si bloccano, entrano in un'area servizio, dice, dopo che ha parlato, non lo so con chi, dice, ci dobbiamo fermare un attimo perché c'è un problema. Quindi aspettiamo là un quarto d'ora, dopodiché dice, tragitto cambiato, dobbiamo andare a Roma per nottare là e poi domani mattina fare la videoconferenza con Reggio Calabria. Io ho detto, ma scusa, perché? È successo qualcosa? Cioè, mi sono preoccupato che era successo qualcosa ai miei familiari. No, no, dice, no, non si preoccupa. Dice, dobbiamo fare la videoconferenza. Senza dirmi che io dovevo andare alla DNA. Quindi facciamo questa videoconferenza, se lei si ricorda bene, e quindi dopo la videoconferenza alle 6 avevo appuntamento con il dottore Donatio. E di tutto, inizia tutto di là. Sì, inizia tutto di là, quindi avviene questo incontro in DNA. Sì. E nel corso di quel colloquio investigativo di cosa parlate? Poi si esce il discorso di Aiello. Aiello, se lo conoscevo, se non lo conoscevo, dove l'ho incontrato. Si è parlato di questa faccenda, però... Quindi le vengono chieste informazioni su Giovanni Aiello? Sì, sì, Giovanni Aiello, che macchina aveva, se dove l'ho incontrato, dove l'ho conosciuto, tutte cose qui. Tutte queste cose qua, ma non abbiamo definito niente, perché ci doveva essere un'altra audizione, un altro incontro. Quindi era, diciamo, un primo incontro, poi dovevano essercene altri. Un primo incontro. No. Sì. Quindi lei lascia la DNA a quel punto, concluso il colloquio investigativo, e che cosa fa? Allora, io lascio la DNA con la cosa che dovevo consegnare delle fotografie a chi era già sotto casa mia che mi aspettava, a persone dei servizi, io non lo so. Ma perché lei disse in quell'occasione che aveva delle fotografie da consegnare? Sì, sì, sì. E quali fotografie aveva? Le fotografie di Giovanni Aiello. Quelle che aveva fatto Cortese? Sì. Quelle e di cui quindi, ci parlava prima, quindi? Sì, dovevo consegnare queste lettere, però... Nel momento in cui arriva a casa, dottor Lombardo, io ormai non mi sentivo più sicuro, perché non mi fidavo. Quindi quando arrivo a casa salgo su, prendo un registratore, me lo metto di sopra, faccio le fotografie, faccio fotocopie, metto un po' di fogli della stampante dentro una busta, gli faccio le foto, faccio il video, la chiudo e scendo giù. Lo giudice con calma, quindi lei torna a casa e sale, diciamo, sì. Arriva a Macerata e entra nel suo alloggio, giusto? Sì. E trova lì delle persone a cui deve consegnare queste fotografie. Sì. Quindi lei torna a casa, prende una busta, infila dei fogli, sì. Ma le fotografie non le mette. No, non li metto. Metto dei fogli bianchi. E documenta tutto quello che fa a casa sua con una videocamera. Sì, tutto. Quando sono dentro casa e quando sono sulla macchina con loro. Bene. E quindi registro tutto. Tutto. Chiude la busta, a quel punto chiude la busta e consegna quindi una busta con dei fogli bianchi dentro. Con dei fogli bianchi, sì. Dei fogli bianchi. Oh. Scendo giù, gliela consegno, mi fanno salire su una macchina, sì. Là presenti c'erano persone dei servizi, sì. Colonnello, la scorta che mi ha accompagnato, e quindi registro tutto. Tutto quello che documenta succede. Tutto. Chi c'era a casa nel momento in cui lei fa queste cose? Ah, in quel tempo c'era la mia ex compagna, in quel tempo. Che si chiama? Laila, Taue Laila. Una marocchina. Chi è che fa le videoriprese? La fa lei. Lei fa le videoriprese. No.
Lei a casa, lì a Macerata, aveva il computer? Aveva il suo computer? Sì, il sì. mio computer. Il suo computer. Sì. Le fotografie che aveva scattato Antonio Cortese di Aiello, dove si trovavano? Si trovavano dentro un file nascosti dentro il computer. Quindi lei le aveva queste fotografie ma non le ha consegnate? No, non le ho consegnate. Perché? No. Perché non le ha consegnate? Perché non mi sono fidato, dottor Lombardo, non mi sono fidato. E che cosa diciamo la intimoriva, che cosa la spaventava, di che cosa non si fidava? No, non mi fidavo per tante cose, dottor Lombardo, ma con intuizione, io non mi fidavo. Non si fidava? No. Quindi lei non le consegna pur avendole, poi di queste fotografie che cosa fa? Queste fotografie dopo che mi hanno sequestrato, mi hanno portato là, che mi hanno suonato, che mi hanno messo un telefono dentro la posta, ho portato il computer a resettarlo tutto, a cancellare tutto quello che c'era là dentro, tutto. E quindi non esistevano più le foto. Quindi non ha conservato copia di queste fotografie? Guardate, io mi ricordo che avevo fatto una copia e l'avevo messo su un hard disk esterno, che però né io né lei siamo stati capaci a trovare. io diciamo l'ho cercato tramite lei questo hard disk, quindi... No, sarebbe a dire gli hard disk che mi avete sequestrato quando mi avete arrestato nel 2013. Lei era convinto di aver fatto una copia di queste fotografie? Sì, era convinto che c'era una copia, invece io non lo so come sia sparita. Senta, quindi lei cancella tutta la memoria del computer e del computer che ne fa? Il computer, una volta che vado via di là, lo faccio sparire. Lo rompo tutto. E me ne regalo un altro. Quindi il computer lo ha distrutto praticamente? Sì, l'ho distrutto, sì. Questo lo fa dopo il sequestro, come lo chiama lei? Questo lo faccio dopo che vado via da Macerata, che scappo e me ne vado a Reggio Calabria. No, dico il discorso di aver cancellato la memoria del computer, quindi la cancellazione della memoria avviene dopo che lei è stato a Macerata, dopo che lei è stato sequestrato, come ci ha raccontato prima. Sì. Senta, lei ci ha descritto, diciamo, le fasi in cui è stato prelevato e portato in quella località che indicava prima. Lei dice, mi prendono con un appunto e io poi ho un incontro a bordo di un'altra macchina. Lei ha detto una brava, in realtà il 29 settembre del 2014 lei dice una bravo marrone. Una bravo marrone, oh. Sì, l'ho detto a lui. Bordo di questa bravo marrone, le parlano di Aiello? Sì. Che cosa le dicono? Allora, quello che parlava, che con me mi ha detto, senta lo giudice, noi sappiamo tutto quello che è successo nella DNA, siamo a conoscenza, abbiamo le copie, abbiamo tutto. Lei si è messo, non ho capito che cosa vuole fare, dice. Lei deve risultare tutto, per il suo bene, cioè, se no va a finire male qua, lo giudice. Parliamoci chiaro, deve trovare un modo per risultare tutto quello che ha detto, tutto. Perché lei a Giovanna Aiello se lo deve dimenticare, lo deve cancellare dalla sua memoria. E non solo questo, deve risultare tutto. Tutto. Se non sappiamo dove abita, se se ne va, sappiamo dove venire a trovarla, i suoi familiari, i suoi figli, la sua compagna, sappiamo tutto. Quindi si dia una regolata quello che deve fare. Ma le chiesero di... Dica. Sì. No, mi dica. No, dico, le chiesero di ritrattare solo quello che lei aveva detto su Aiello o di ritrattare in maniera complessiva la sua collaborazione con la giustizia? Dovevo ritrattare tutto, dottor Lombardo, tutto. Sì. Cioè la sua collaborazione doveva essere azzerata? Azzerata, sì, proprio così. Lei dice, quelli che mi portarono via si qualificarono come carabinieri, ho capito bene? Sì. Lei poi, tanto a bordo dell'appunto che a bordo della Bravo, ha avuto modo di verificare in qualche modo se fossero carabinieri davvero? Ha visto le armi? Ha visto dei distintivi? Ha visto qualcos'altro che possa farci capire? Quello che ho visto io sul lato destro, sia
nella Punto che sia nella Bravo c'erano i lampeggianti, c'erano le palette sul lato destro, sul lato destro. Avevano le pistole. Che pistole avevano? Avevano telefoni, almeno uno l'ho visto, che hanno fatto una telefonata. E che telefoni avevano? Telefono satellitare. E come si riconoscono i telefoni satellitari? Mi perdoni. Ce lo descrive questo telefono? Sì, è un telefono che ha... L'ho descritto a lei, dottor Lombardo. Me lo ridescriva, per favore. È un telefono con un'antenna che finisce strana sopra, è grossa, a campana, va. Quindi è un telefono intanto con un'antenna? No, un'antenna, sì, certo. Un'antenna lunga quanto? A 10 centimetri. Che vuol dire che finisce strana? Strana perché aveva tipo una campana di sopra, va, ha capito? Una campana? Sì, l'antenna è grossa, era un'antenna grossa e finiva a forma strana. Quindi non era un telefonino cellulare come gli altri? No. Perché era fecero questa telefonata? Per quale motivo telefonarono? Che cosa ha sentito lei nel corso della telefonata? Ho sentito dire, è con noi, stiamo arrivando, questo hanno detto. E questa telefonata parte dalla Punto? Sì, dalla sì. Punto. A bordo della Bravo lei ha visto un telefono uguale a quello? No, non mi sembra che abbia visto altri telefoni. No. Quindi l'ha visto solo a bordo della Punto? Sì. Tra la partenza, quindi tra quando lei sale a bordo della Punto, all'incontro con la Bravo, quanto tempo è passato? Circa 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi un bel tratto di strada? Sì, sì. Nessun particolare lei ha acquisito in quelle occasioni che ci possa far capire chi fossero, cioè l'identità di queste persone? Cioè non si sono presentati in alcun modo, neanche con i gradi, con l'ufficio dove lavoravano? No, solo si sono presentati come carabinieri. Mi ha fatto vedere un distintivo che l'ha fatto vedere e non l'ha fatto vedere. E poi non ho visto niente altro. Non ha visto niente più? No. Siamo nel febbraio 2013, giusto? Sì. Lei da quel momento fa le cose che ci ha in qualche modo accennato, quindi cancella la memoria del computer, dice di aver salvato su un altro supporto informatico le fotografie, giusto? Sì. E a quegli incontri particolari che ci stava descrivendo, è così? Sì. Anche, diciamo, nel corso di questi incontri successivi nessuno le dice niente sull'identità di queste persone? No. Senta, la sua compagna, Laila, lavorava? Sì. No, non lavorava. Non lavorava. Non ha mai lavorato Laila? No, quando era sotto protezione. No. Successivamente ha svolto qualche attività lavorativa? No, che io sappia no. No. Mi può descrivere, diciamo, ovviamente con i dettagli che lei immagina, come si arriva poi all'allontanamento, al suo allontanamento alla località protetta? Perché lei non si allontana subito dopo il febbraio del 2013. No. Io, quando ho visto quello che stava per succedere, gli mando una lettera a mia moglie, gli mando una lettera a mia moglie con la locale. Cioè la via dove abitavo con un'altra via, però all'interno gli scrivevo la reale via dove abitavo e quindi gli dicevo in questa lettera di se potevano venire urgentemente, che dovevo parlare con lei e con mio figlio. Suo figlio chi? Mio
mio figlio Giuseppe. E quindi dopo... Quindi ha inviato una lettera ai suoi familiari a Reggio Calabria? Sì. E quindi dopo 3-4 giorni aspettavo giorno sera per sera fino a che si fanno vivi. Arrivarono là, io sono sceso giù, sono salito sulla loro macchina e ci era? Sono allontanato. Che macchina era? Era una Punto Bianca. Una Punto Bianca, una vecchia Punto Bianca. E chi era venuto lì a Macerata dei suoi familiari? Era venuto mio figlio Giuseppe e mia moglie. E dove andate? Che fate? Ci incamminiamo e quindi io inizio a spiegare non tutto quello che stava per succedere. Li mettevo in guardia di stare attento pure a Reggio Calabria, che non ci fossero degli attentati nel loro confronto. Questo l'avvisavo. E quindi un bel momento sulla strada ci fermano i carabinieri, ci chiedono i documenti, io gli do il passaporto, dopo un quarto d'ora ci ridanno i documenti, dice buonasera, scusate che vi abbiamo fatto. Ma mi perdoni, lei non era ai domiciliari? Sì, era agli arresti domiciliari. Quindi in realtà lei in quel momento era evaso? Sì, era evaso, io mi sentivo, pensavo che mi avevano arrestato. Quindi quando mi dai i documenti, una volta andati via di là, gli ho detto accompagnate direttamente a casa subito e andate via, dovete scomparire. Quindi non è successo niente, non è che è venuto carabinieri. Ma lei è sicuro che hanno controllato il suo documento? Io credo di sì, non lo so io. Dove è avvenuto questo controllo su strada? È venuto nella località che si chiama Piedi Ripa, a Macerata. Piedi Ripa. E che ora era? È una zona industriale. Potevano essere le 11:30. Di sera? Mezzanotte. Sì, le 11:30, quella era l'ora. Quindi comunque le hanno restituito i documenti, non è successo nulla e lei è rientrato a casa. Sì, rientrato a casa. Vorrei però che nel dettaglio lei riferisse oggi qui alla corte che cosa ha detto esattamente a sua moglie e suo figlio. Gli ho detto io, guardate che qua stanno succedendo delle cose strane, quindi quando tornate a Reggio Calabria, se vengono anche i carabinieri, in particolare i carabinieri, non vi fidate, se vengono i carabinieri chiamate la polizia, non aprite, questo io. Quindi lei, in dettaglio, quindi lei sostanzialmente li mette in allerta? Sì. I suoi familiari le dicono di aver notato qualcosa di strano a Reggio Calabria o no? No. Non le segnalano quindi nulla di particolare? No, vabbè, dottor Lombardo, lei lo può immaginare la differenza che c'è nei familiari contro i familiari di un collaboratore? C'è differenza, c'è una cosa spaventosa, dottor Lombardo. A quel punto lei rientra a casa? Sì, rientra a casa. La mia compagna stava dormendo perché tutte le sere a orario si prendeva le medicine, quindi ero sicuro che lei dormiva, ancora dormiva. Cioè, lei non si è accorta di niente. La sua convivente non si è accorta di nulla? No. Non si è accorta di niente. Quindi lei è tornato a casa e da quel momento in poi che cosa fa? Perché poi lei si allontana dal domicilio lì, dal domicilio protetto, mi pare i primi di giugno, no, del 2013. Arriviamo a giugno, mi sembra che era il 5, non mi ricordo adesso. Perché non si allontana subito, visto che lei aveva paura? E non mi allontano subito perché ancora sono scosso di quello che era successo, quindi mi dovevo organizzare mentalmente di affrontare un viaggio. Quindi penso di fare un'altra lettera, e spedirla alla DTA di Reggio, al Tribunale di Reggio, al Tribunale di Milano, a Catanzaro, tutte le fonti per trattare tutto. Quindi perché mi sentivo perso, una persona persa.
E quindi non si allontani dal microfono, la prego di rimanere vicino al microfono, sì. Se no la sentiamo a ondate. Diceva, sì, quindi lei prende un po' di tempo perché si deve organizzare. Sì, mi organizzo mentalmente, faccio sta lettera, la spedisco e dopo 2 giorni prendo il treno e me ne vado. Me ne vado arrivo a Reggio Calabria. Ma mi scusi, la lettera sì. Di cui lei parla, la lettera che ha inviato, è il primo memoriale o è una lettera diversa? Il primo. Il primo memoriale, che lei ha scritto sul suo computer. Sì. Quindi il memoriale, lei lo ha già detto in altre occasioni, lo ha scritto lei. Sì, l'ho scritto io. L'ha scritto lei. E a chi lo invia questo memoriale? Questo memoriale lo invio... Allora, ne invio, se io non mi ricordo male, dottor Lombardo, certo. Ne invio una copia alla DDA di Reggio Calabria, sì. Una copia alla dottoressa Capone, mi sembra che si chiama così, presidente del tribunale che stava facendo un processo, e ne mando una copia a Milano, alla DDA di Milano, una copia a Catanzaro e una copia a mia moglie, mi pare, non mi ricordo. Quindi lei in questo memoriale sostanzialmente ritratta alla luce, diciamo, di quella che era la vicenda che lei aveva vissuto fino a quel momento, per i motivi che lei ci ha spiegato finora. Sì. Quindi originato da questo, quel memoriale. Sì. A quel punto invia quindi questo memoriale e si allontana dal domicilio protetto. Sì. E cosa fa? Dove va? Prendi il treno da Macerata, scendo a Civitanova, prendo un altro treno, arrivo a Molise, non mi ricordo come si chiama comunque, la città, comunque, arrivo là, scendo dal treno, prendo un taxi, mi portano nel paese di Padre Pio, sto lì poche ore, pochissime ore. Prendo un altro taxi, un taxi, diciamolo taxi, persone che avevano la macchina, io ho pagato anche, diciamo, la corsa, e torno di nuovo nella stazione dove sono sceso e ho preso un altro treno, dottore Lombardo, per Roma. Roma, alla sera prendo un altro treno e arrivo a Villa San Giovanni. A Villa San Giovanni prendo un taxi e mi faccio portare a casa di Stella Bacigliere. C'è un cancello, c'erano i cani liberi e non potevo entrare perché sennò mi mangiavano. Quindi aspetto fuori. Arriva Stella Bacigliere, io ero nascosto in un posto. Quando la vedo esco fuori, lei si spaventa, non mi riconosce, no? Esce fuori, si mette a gridare, dice, e chi sei? Io ho detto, io non mi conosce. E si mette a gridare, a piangere. Poi un bel momento dice, che fai qua? È successo? Mi ha detto, è successo qualcosa. Dice, vieni con me. Mi fa entrare dentro a casa sua e mi tiene là. Mi tiene là, non mi fa mancare niente. Dopo, siccome dalla parte di sopra dove abitava Stella Baccellieri c'era un appartamento che era di sua figlia, dice, per il momento ti sistemi qua, dice, fino a che vediamo le cose, se si possono sistemare. Quindi lei quando arriva a Reggio Calabria? Dopo quanti giorni, diciamo, d'allontanamento lei arriva a Reggio Calabria? Ma dopo 2 giorni. Dopo 2 giorni, quindi ai primi di giugno? Sì. 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 E sta in questa casa che ci ha indicato? Sì, io sono stato sempre là. Senta, in quel periodo, perché ovviamente anche questo risulta già da vari processi, lei predispone un secondo memoriale.
Sì, lo predispongo e lo scrivo al dottor Lombardo perché c'è i motivi per farlo. Ci spieghi perché lei perché io pensa non... e predispone questo memoriale. Sì, lo predispono, ma quello che ho scritto, dottor Lombardo, era criptato quello che io volevo farvi capire a lei, dottor Lombardo, e a tutta la DTA e al tribunale, che c'erano cose che io non potevo parlare, non potevo dire. Io mi sto, anzi, vi ho aiutato, vi ho detto io, andate nei conti correnti di Santo, come si chiama? Nei conti correnti, vabbè, poi si ricorderà. Sì, nei conti quindi lei scrive una serie di cose. Di Calabro, vedete che trovate delle cose, andate e scavate perché trovate delle cose. Cioè io vi stavo aiutando, però nello stesso momento mi dovevo difendere di quello che dicevano di me, dottor Lombardo, di quello che hanno fatto di me, pentiti, magistrati, avvocati, servizi segreti, carabinieri. Cioè io non sapevo che... da che parte guardarmi. Quindi quello che lei riversa nel secondo memoriale dice comunque un contributo che io sto dando, sì. Ma è un contributo che non posso dare in chiaro, quindi con una serie di prudenze, di accorgimenti. Anche questo secondo memoriale lo scrive lei? Sì, lo scrivo io. E lo scrive a Reggio Calabria, quindi? Lo scrivo a Reggio Calabria, sì. Sentalo giudice, in questo secondo memoriale lei indica una serie di circostanze e torna ad esempio a un certo punto a fare riferimento a quel contesto massonico di cui le aveva parlato Condello. Sì. Sì, perché lo fa? Faccio perché volevo scoperchiare tutto quello che c'era di Marcio, dottor Lombardo, tutto quello che governava la città, che governava quasi tutta l'Italia, dottor Lombardo. C'è del Marcio, dottor Lombardo, in tutti i posti ci sono massoni, ci sono servizi segreti, c'è il Marcio in tutti i posti, dottor Lombardo. Quei nomi che lei inserisce nel memoriale, sì. Come vengono fuori? Che lei fa un elenco lunghissimo di soggetti. Sì, sì, vengono fuori perché... a Re Bibbia, quando ero a Re Bibbia nel 2012, ho incontrato il Gran Maestro Virgilio, Cosimo Virgilio, sì. Virgilio. E quindi ci siamo confrontati, abbiamo parlato. Ecco, lei è sicuro che fosse il 2012? Perché poi lei a un certo punto 2011. Va ai domiciliari. No. Prima. Prima dei domiciliari. Quindi lui mi fa dei nomi. Sì, mi dica. No. Quindi prima dei domiciliari. Eravate a Re Bibbia, lei e Virgilio. Sì. 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 E quindi passeggiamo insieme, parliamo, facciamo. Lui mi fa dei bigliettini, mi scrive dei nomi. Mi scrive un sacco di nomi. Ma la maggior parte, io già lo sapevo chi erano i massoni. Sapeva perché? Lui, lo sapevo perché a Reggio Calabria si sanno le cose, dottor Lombardo. Nell'Andrangheta si sa tutto. Cioè, e lei scrive in quell'elenco, lei riversa anche una serie di nominativi di soggetti di 'Ndrangheta. Sì, sì. Sì? Sì. Quindi soggetti che facevano parte anche della massoneria. Sono nomi che lei aveva preso da Pasquale Condello o da altri? Allora, dottor Lombardo, erano nomi che ho preso sia da Pasquale Condello e sia da altre persone. La fonte non è solo Virgilio. La fonte è Condello, la fonte è mio padre, la fonte era Moschera, la fonte era Chilà, la fonte era Murina, la fonte è tante persone che nel tempo si sono... uniti tutti in una cosa, dottor Lombardo. E che cos'era questa cosa? Una cosa nel senso... Sì, lei ha detto persone... tutto il marcio che c'era in Italia, lei l'ha definito così. Tutto il marcio,
Tutti in marcia, sì. Cioè, questo insieme di persone che lei ha indicato nel suo memoriale, poi vedremo sì. di chi si parla. Vabbè, ma quella è una piccola parte, dottor Lombardo. Quella che io ho scritto la prima volta, quella è la decima parte. Nel senso che ci sono altre persone tanti, che lei non conosce o tutte quelle che conosce lei le ha messe lì? L'ha messo lì e l'ho messo in altri posti, dottor Lombardo, che poi in un secondo momento glieli do. Addirittura. C'è ancora una parte, sì. diciamo, che lei ci deve consegnare. Sì, una buona parte. Una buona parte. Senta, mi faccia capire una cosa. Quindi, quello che lei indica in quel memoriale, in relazione sì. alla massoneria e agli appartenenti a questo contesto massonico, lei non lo apprende solo da Virgilio, ma lo apprende da più fonti. Sì, da più fonti. Da sì. più fonti. Anche da Pasquale Condello, nel momento in cui lei ha gestito la sua latitanza. Anche da Pasquale Condello. Anche da Pasquale Condello. Suo sì. fratello Luciano le ha mai fatto dei nomi? Sì, mi sembra di sì. Anche suo fratello. Poi mi può dire chi sì. sono gli ulteriori soggetti che le hanno parlato di massoneria e le hanno fatto dei nomi? Io l'ho detto poco fa, dottor Lombardo. Pasquale Condello. Virgilio, mio padre, Frascati, mio zio Ciccio Fogara, Cosimo Moschera, ma tante, tante persone. Adesso io ce l'ho scritto, non è che li posso elencare subito qua. Ci ha scritto che cosa, le fonti o i nominativi? Le fonti e i nominativi. Però a noi ovviamente queste fonti e soprattutto i nominativi servirebbero, come lei immagina, no? Vabbè. Quando sarà il momento glieli consegno. Senta, mi dica ancora una cosa. Lei fa riferimento, diciamo, in questi memoriali anche a una vicenda che riguarda Villani Consolato sì. e Francesco Calabrò. Sì. Sì. Ce la può raccontare? Ma quale vicenda però? Dottor Lombardo. Lei parla di Villani quale Consolato. Sì. C'è una scomparsa di una persona. Ah, la scomparsa della persona. Allora, Consolato Villani ha una discussione con Francesco come si chiama? Calabrò. Sì. In una piazza ravagnese e quindi si dicono delle parole, si vengono quasi alle mani, però Consolato evita. Dopo un po' di tempo, qui stiamo parlando, la data io non me la ricordo, dottor Lombardo. Comunque, alla fine Consolato Villani fa una strategia e per invogliare a Francesco Calabrò ad uscire un appuntamento, gli dice che ci sono delle armi se le vuole comprare. Quindi gli dà appuntamento nei pressi di Piazza Garibaldi e con uno stratagemma se lo porta al porto di Reggio Calabria. La macchina della vittima era una Smart, quindi salgono sulla macchina, cioè tutti e due si trovano sulla macchina vicino al molo di Reggio Calabria e quindi hanno una colluttazione e Francesco Calabrò sviene. Consolato Villani scende dalla macchina, toglie il freno, la mette a folle e fa andare la macchina a mare e se ne va e dopo circa 3-4 mesi, se io non mi ricordo male, mi racconta quello che è successo e quindi lui che si trovava in un appartamento di mia figlia mi chiede le chiavi che io avevo di quell'appartamento perché aveva perso le chiavi Consolato nella colluttazione aveva perso le chiavi di casa e quindi mi chiede le chiavi e io domando ma perché, che è successo? Le chiavi te le avevo... no, dice, l'ho perso, sai, è successo così, dice, e sono rimasto sulla macchina.
Dice, per favore mi dai le altre chiavi che hai, perché se no è un guaio. E quindi dopo questo fatto, Consolato Villani chiama a Demesio Cangemi, Mimmo Cangemi, e fa cambiare la chiavatura. Questo è successo. Senta, questo litigio tra Villani Consolato e Calabro Francesco, le disse sì. Il Villani perché era, c'era stato? Ma c'era astio fra tutti e due, perché suo fratello Giuseppe aveva fatto arrestare a Consolato Villani e a Pierolo Giudice, a altri, con la sua collaborazione. E quindi, se io non mi ricordo male, gli avevano fatto un attentato a casa di questo Calabro, e Calabro sosteneva, se io non mi ricordo male, sosteneva che quell'attentato gliel'avrebbe fatto la sua famiglia, sarebbe la famiglia di Consolato. Di Villani. E quindi gli portavo questo rancore. E di qua è nato questa cosa. Senta, ovviamente tutto quello che lei sa su questa circostanza le viene raccontato da Villani. Sì, da Villani. Qualcun altro le parlò mai di questo fatto? Mi sembra di no. No, no. Quindi la sua fonte esclusiva è Consolato Villani. Sì. Faccio uno sforzo. In quando le racconta queste cose? Cioè in quale anno siamo? Mi ricordo l'anno, te l'ho morto io. Lei era libero intanto? Sì, non mi ricordo se è stato... prima o dopo l'operazione Bless, giusto per dare un riferimento. Ma mi sembra dopo. Quindi dopo il luglio-agosto 2007? Sì, mi sembra di sì. Non mi ricordo, questo non parlo, io non mi ricordo. Non si ricorda? No, non me lo ricordo. Senta, mi faccia ancora capire una cosa. Il rapporto tra lei e Consolato Villani è stato sempre un rapporto molto stretto, no? Sì. Sì, è stato sempre molto stretto. E lei ci ha detto prima che Consolato Villani è stata sicuramente una delle persone a lei più vicine in assoluto. Sì, Consolato sì. Sì. Per me era come un figlio, dottor Lombardo. Era un figlio. Più di un fratello. Le chiedo solo questo, poi ovviamente ci ritorneremo perché sono argomenti che vanno sviluppati nel dettaglio. La carriera criminale di Consolato Villani all'interno della famiglia Lo Giudice, all'interno dell'Andrangheta di Reggio Calabria, è stata una carriera molto rapida. Dottor Lombardo, ci dobbiamo fermare 5 minuti, per favore. Va bene, per me ci possiamo fermare. Vabbè, facciamo una breve sospensione. Lo Giudice mi sente? Sì, la sento. Allora, le stavo chiedendo, perché lei ci stava parlando del suo rapporto particolare con Villani Consolato, le stavo chiedendo se la carriera di Villani Consolato all'interno della Cosca Lo Giudice e dell'Andrangheta Regina fosse stata una carriera normale o fosse stata una carriera molto rapida rispetto ad altri. No, non è stata rapida, perché Consolato Villani inizia la sua carriera criminale quando iniziano a colpire i carabinieri. Sì. Quindi era minorenne all'epoca. Sì, era minorenne, fino al 2010. Quando Villani entra a far parte della Cosca Lo Giudice e come nasce questo rapporto così stretto che ha con lei poi nel corso degli anni? Allora, entra a far parte dell'Andrangheta quando Rocco Filippone gli dà la carica di santista. Stiamo parlando nel periodo in cui colpiscono i carabinieri. Poi rientra a far parte del clan Lo Giudice nel momento in cui si avvicina a me, gli viene riconosciuto il grado del Vangelo. Sì. Iniziamo insieme a fare affiliazione
fino al 2010. Senta, mi faccia capire come si svolge la carriera di Villani, diciamo, accanto a lei, quindi all'interno della Coscolo Giudice. Cioè, il vostro contatto, voi avete anche un rapporto di parentela? Sì, è mio cugino. La madre di Consolato Villani è nipote di mio padre. Quindi sostanzialmente all'interno della famiglia c'è già una relazione tra di voi? Sì, sì. 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 Quando, diciamo, Villani diventa a tutti gli effetti un soggetto operativo all'interno della Coscolo Giudice? Diventa operativo dopo che gli viene arrestata tutta la famiglia. Quindi siamo in quale anno? Ma siamo nel 2002. Sì, 2002. Più o meno il 2002. Sì. E in quel momento Villani è già santista? Sì, è già santista. Lei dice che viene riconosciuto santista da Rocco Filippone? Sì. Mi spiega meglio come avviene questa, diciamo, o meglio lei da come apprende questa circostanza e in che quale occasione? Io apprendo da Consolato Villani, che ha il grado di santista, quando mi racconta gli avvenimenti che si sono succeduti a Scilla e a Reggio Calabria nei confronti dei carabinieri. Quindi dopo gli attentati Rocco Filippone lo affilia come santista. Direttamente come santista? Sì, direttamente come santista. Che, diciamo, è una circostanza particolare. Sì, è una cosa valorosa, no? Gli attentati che avevano fatto per Filippone era una cosa importantissima. Ora ci arriviamo agli attentati. Quindi questa cosa lei la prende direttamente da Consolato Villani? Sì, da Consolato Villani. Quando Consolato Villani si mette al suo servizio, lei in parte lo ha detto, quindi quando vengono arrestati i suoi familiari? Sì. E perché, diciamo, passa poi al suo servizio? Dottor Lombardo, questo ragazzo è stato abbandonato, è stato tradito da sua madre, da suo padre, da tutti. Lo volevano uccidere, sua madre voleva uccidere a lui, voleva uccidere il padre, la sorella, il cognato, li volevano uccidere a tutti, li volevano avvelenare. Quindi questo ragazzo si è visto, è spaesato, senza una famiglia, senza nessuno vicino, e quindi si è avvicinato a me. Ha trovato un conforto, ha trovato una persona che gli ha dato lavoro, gli ha dato soldi, gli ha dato affetto, gli ha dato tutto. E questo avviene nel 2002, le dice? Dal 2002 in poi, se io non mi ricordo. Insieme a lei Villani che cosa diventa, diciamo, nell'Andrangheta Regina, cioè che ruolo assume? Villani fino al 2007 Villani era vicino, era il mio braccio destro fino al 2007, fino al 2006 era il mio braccio destro. Poi gli viene riconosciuto il grado del Vangelo. In che occasione? Viene riconosciuto in occasione che iniziamo a fare affiliazioni, si ricompatta il clan Lo Giudice e quindi facciamo affiliazioni e lui diventa il mastro di giornata con il grado di santista. Affiliazioni all'interno della famiglia Lo Giudice? Sì, signore, sì. La cerimonia che riguarda Villani, diciamo, quando diventa evangelista, dove si svolge e chi è presente? Allora, quando si svolge l'affiliazione di Consolato Villani, si svolge a casa di, se io non mi ricordo male, a casa di Giovanni Chilà, dove c'erano presenti tutti anziani, di cui Francesco, non mi ricordo il cognome comunque, Francesco Gattuso. Sì. Francesco Gattuso e altri personaggi. Questo Francesco Gattuso in quale zona di Reggio Calabria operava?
Francesco Gattuso operava a Croce Palamiti, però aveva la mansione di affiliare tutti i personaggi di cui gli davano il grado, del quintino, del quartino, del trequartino, fino ad arrivare a quintino comunque. Quindi avevano la mansione, sia lui e sia altri personaggi, di fare affiliazione. Comunque affiliazioni di alto rango, mi pare di capire, non i gradi bassi, insomma, le doti, non le doti di base. No. Affiliazione di alto spessore. E quindi si arriva, diciamo, a decidere che anche Villani può avere una dote superiore. Sì. Lei era presente a questo rituale? No, non ero presente, però ho dato il mio assenso. Perché non era presente lei? È perché mi sembra che era impegnato, non mi ricordo comunque, non ero presente. Non era presente. No, quindi però lei ricorda, diciamo, che questo rituale si è svolto in quella occasione? Sì. Sì. Senta, da quel momento quindi Villani, diciamo, diventa ancora più importante anche all'interno della Cosca lo Giudice, lei dice può affiliare a sua volta. Sì. Lui rappresenta tutte le affiliazioni. E il rapporto con lei si stringe ancora di più? Ancora di più, sì. Ecco, vorrei che lei, diciamo, oltre alla figura di Villani Consolato, mi indicasse in quel momento la Cosca lo Giudice al suo vertice chi aveva, quindi chi erano i soggetti di maggior rilievo. Allora, diciamo il consigliere affiliato e riservato era suo padre. Suo padre era a conoscenza di tutto. Di tutto. Tutte le affiliazioni, tutto. E perché suo padre veniva... Prego. Perché suo padre non doveva essere né arrestato, né gli altri capissero che il padre di Consolato era il mio consigliere. Quindi era sostanzialmente un uomo della Cosca lo Giudice, ma gli altri non lo sapevano? Sapevano che era insieme a noi, però non sapevano fino a quale punto. Ho capito. Oltre a Villani Giuseppe, poi lei da chi era circondato? Cioè chi era, diciamo, il gruppo ristretto che la coadiuvava? Affiliati o non affiliati? Affiliati e non. Partiamo dagli affiliati e poi indichiamo se ci sono altri riservati, come li chiama lei. Sì, no, altri riservati non ce n'erano, solo Giuseppe Villani. No. Allora, eravamo il padre di Consolato, sì. Consolato Villani, io, Bruno Stilo, Reliquato Giuseppe, Pennestri Fortunato, Pennestri l'altro, il fratello più il minore, mio figlio Giuseppe. Poi c'era Antonio Cortese, Borghi, mio cugino Borghi, Pasquale, Borghi, il padre di Pasquale Borghi, e altri che adesso non mi ricordo, dottor Lombardo. Quindi della sua famiglia di sangue, chi faceva parte della Cosca lo Giudice? Io, dottore Lombardo, mio figlio, Bruno Stilo, questi erano i più ristretti. Non affiliati erano Giovanni, mio fratello, Domenico, mio fratello, Ulisse, mio fratello Ulisse, non affiliati, Sì. Poi c'era mio nipote Crenzi, si chiama Crenzi, e altri, non mi ricordo, dottore. Quindi lei Giovanni era il capofamiglia Giovanni di Ghilà, sì, l'aveva già indicato prima. Sì. Lei era il capofamiglia indiscusso. Sì. A partire da quando? Dopo la morte di mio padre. Perché viene ucciso suo padre? Mio padre viene ucciso, dottor Lombardo, mio padre viene ucciso perché di De Stefani Condello,
i decano, tutte le famiglie hanno voluto la morte di mio padre. Volevano spazio a Santa Caterina. Mio padre era un pilastro di Santa Caterina per Pasquale Condello. Ma Peppe De Stefano, l'avvocato De Stefano e altri hanno voluto la sua morte. Quindi per, diciamo, andare loro a occupare Santa Caterina, che sì, era, diciamo, un vostro, sì, territorio. Sì, sì. Questo avviene nel corso della seconda guerra di mafia? Sì, diciamo, cosa, no, quasi, alla fine. Quando hanno trovato l'accordo, sì, hanno iniziato a fare, sì, hanno iniziato a fare pulizia. Ho capito. Quindi morto suo padre, lei diventa il vertice della famiglia Lo Giudice. Sì, ma questo avviene, dottor Lombardo, dopo il 98, vedete? Cioè? Suo padre muore nel dopo 90, il... mi pare. Sì, sì, ma io vengo arrestato nel 91, esco nel 98. E in quel momento io rientro a fare parte come capocosca della famiglia Lo Giudice. Ho capito. Quindi lei nel 98, per tornare a Villani, trova Villani già santista. Sì. È così? E con Villani, sì, sì, tra il 91 e il 98, con la famiglia di Villani, lei, pur essendo detenuto, aveva dei rapporti oppure no? Io ero a 41, dottor Lombardo, dal, sì, 92-95. 92-95, certo. 92-95 era a 41, dal 95 al 98 era a carcere speciale. Quindi questo per dirmi che non ha avuto rapporti con i Villani? No, non poteva averle. Come faceva ad averle? Quindi nel 98 lei viene scarcerato. Si ricorda esattamente quando? Ma mi sembra che era maggio. Maggio 98. Maggio. Ed è stato lì, che io ho incontrato, dopo anni, ho incontrato tutta la famiglia Villani. E che cosa... Proprio quando vengo scarcerato, sì, viene a prendermi un mio zio che abitava nei pressi di Vigevano, sì, e mi porta a casa sua. Sì. A casa sua ho incontrato Giuseppe Villani, consolato Villani, sua madre, mia moglie. E di là è iniziato tutto, dottor Lombardo. Quindi da lì riprende la frequentazione con i Villani e sostanzialmente, sì, inizia, sì, quel rapporto, sì, che lei ci sta raccontando. Sì, sì. Consolato Villani è già santista, lei ha detto. Sì, e soprattutto, sì, dal suo racconto emerge che quando Consolato Villani, tra fine 93 e inizio 94, uccide e ferisce alcuni carabinieri, lei è detenuto. Io sono detenuto a Palme, dottor Lombardo. Ricordo pure che quando hanno ucciso i carabinieri a Scilla, sì, sono venuti a farmi la perquisizione a me, nel carcere. Sono a lei insieme ad altri o solo a lei? A me. Dopo quanto rispetto al duplice omicidio? Ma non sono passati neanche 20 giorni. Neanche 20 giorni sono passati. Senta, lei dice di questo incontro a casa Villani, mi pare di aver capito, dopo la sua scarcerazione, e che da lì inizia il rapporto che lei ci sta raccontando. Cioè significa che da quel momento in poi il rapporto che lei ha con Villani Consolato è già subito molto stretto? Da quel momento in poi io inizio ad apprendere quello che è successo sia con i carabinieri sia con altri fatti che si sono succeduti a Reggio Calabria e provincia. Quali fatti le raccontano? Fatti dell'uccisione dei carabinieri a Scilla. Poi? Faccia prima un elenco e poi andiamo nel dettaglio. Sì, allora, carabinieri a Scilla, carabinieri, sì, feriti a Ravagnese, nei pressi, sì, di Ravagnese. Sì. Un altro carabiniere ferito o illeso a Pellaro, un altro carabinieri vicino alla casa, anzi di fronte alla casa, della casa, come si chiama? Oppure io dei memoria, dei voti di memoria, di Calabro. Cioè questo racconto le viene fatto, non ho capito se sono solo questi gli episodi di cui le parlano, perché lei dice anche altri fatti avvenuti a Reggio Calabria, quindi ce ne sono anche altri di cui le parlano.
No, no, mi sembra che questi sono questi. Questo racconto le viene fatto subito dopo la sua scarcerazione in quell'incontro a casa dei Villani o, diciamo, nei giorni, nei mesi successivi? Allora, Giuseppe Villani, quando ci siamo incontrati a Vigevano, ha fatto una panoramica. Mm. Ha fatto una panoramica e dopo tornato a Reggio Calabria io, nei mesi che passavano, Giuseppe Villani mi dava delle spiegazioni nei minimi particolari. Giuseppe Villani. No. E allora cerchiamo di tenere separato, voglio dire, quello che lei apprende da Giuseppe Villani da quello che apprende da altri, va bene? Quindi partiamo dal racconto che Giuseppe Villani le fa a Vigevano, perché c'è questo incontro a Vigevano, dove si svolge, chi è presente. Allora, presente eravamo io e lui, non c'era un'altra persona. Dove eravate? Eravamo a casa di Lucisano Leone, sarebbe mio zio. E quindi ci siamo appartati e è iniziato a farmi un discorso dicendo che tra il 93 e il 94 erano stati chiamati Giuseppe Villani e Santo Calabrò, Giuseppe Calabrò, è un altro personaggio che adesso non mi ricordo, e gli espongono quanto era in procinto di fare. In ricambio, dove sono stati chiamati? Lo giudice non abbia fretta. Sì, sono stati chiamati di andare a Oppito Mamertina, nella casa di Rocco Filipponi, sarebbe la casa del figlio di Demetrio, e lì hanno iniziato a fare un discorso per quanto riguardava gli attentati ai carabinieri. Questo è un racconto che le fa Villani Giuseppe Villani. E mi raccontava che in cambio di quello che loro volevano gli davano armi per rivenderle, gli davano droga, gli davano tutto quello che volevano. E quindi iniziati l'assassino dei carabinieri e gli altri carabinieri sia a Reggio e in provincia, hanno portato a termine un massacro, dottor Lombardo. Il gruppo dei Calabrò era composto Calabrò Santo, Calabrò Giuseppe, Calabrò Giovanni, Calabrò Francesco, Consolato Villani, Vittorio Quattrone, Antonino Celestino. Quelli che non hanno partecipato e erano a conoscenza sono mio cugino Antonino Lo Giudice, mio cugino Vincenzo Lo Giudice, mio cugino Giuseppe Lo Giudice. Questi sono quelli che non hanno partecipato materialmente, però sapevano. Tutto non male. E questo è sempre, diciamo, quello che lei apprende da Villani Giuseppe, giusto? Sì, da Villani Giuseppe. A Vigevano, a Reggio Calabria, dottore. No, lei ha parlato di un incontro a Vigevano. Sì, a Vigevano, ma mi ha fatto una panoramica. Ecco, io vorrei che lei tenesse distinto quello che le viene detto a Vigevano da quello che le viene detto dopo. Quindi a Vigevano le fa solo un discorso generico. Generico, un discorso generico e poi a Reggio Calabria va nei particolari. Va nei particolari. Ora, a me interessa capire questo. Villani Giuseppe, quindi, era coinvolto in quelle vicende ed era a conoscenza di quei fatti per questo motivo? Sì, era coinvolto e sapeva, era a conoscenza perché lui ha trattato con Rocco Filippone. Lui e Santo Calabrò. Tutti e due, dottor Lombardo. Questa è un'ammissione, quindi questa è un'ammissione che le fa in questi termini il padre di Villani, sì, Consolato. Sì, va bene? Sì. Quindi lei per la prima volta apprende queste circostanze nell'incontro di Vigevano, è così? No, ripeto, dottor Lombardo, lui mi fa una panoramica. Sì, lo giudice, vorrei capire quanto le disse nel corso dell'incontro di Vigevano, cioè del fatto degli attentati ai carabinieri.
Nell'incontro di Vigevano mi ha detto, allora io vedi che io ho dovuto fare dei fatti perché sono stato costretto, le esigenze erano tanti e quindi io ho creato un gruppo, mi sono incontrato con personaggi a Melegucco, che poi ti spiegherò a Reggio, sono successe tante cose. Questo ha detto. Questo ha detto. E non è andato oltre a Vigevano? No. Prima di Villani Giuseppe, in quell'incontro preliminare di Vigevano, qualcuno le aveva parlato di questi attentati ai carabinieri? Ma no, perché io, dottor Lombardo, non avevo contatti con nessuno. Quindi lei non aveva neanche colloqui con i familiari in carcere? Sì, con mia moglie, con mio zio, con mia zia, con mia cugina, ma con altri familiari non avevo contatti. Non avevo contatti, Lombardo. Ho capito. No. Poi, diciamo, un altro dato, vediamo se lei riesce a ricordarlo, rispetto alla sua scarcerazione, l'incontro di Vigevano dopo quanto avviene? Subito che vuol dire? Cioè il giorno stesso, dopo due giorni, dopo una settimana? No, allora io esco dal carcere, mi portano a casa e ho l'incontro. Oh, perfetto. Quindi Villani Giuseppe era là? Sì. Sì. Anzi, vi dirò di più, c'era anche una professoressa che faceva scuola a Novara e quindi era pure presente. Oh. Apriamo una parentesi, poi ci torniamo. C'è stato un momento storico in cui la famiglia Villani è andata via da Reggio Calabria? Sì, è andata via dopo la morte, prima della morte di mio padre. Prima della morte di mio padre, allora, dottor Lombardo, Villani e Giuseppe, insieme allo giudice Domenico, mio cugino, mio fratello Domenico, mio fratello Giovanni e altri, sì, erano a Reggio Calabria. Giuseppe Villani rappresentava mio padre. Sì. Giuseppe Villani si incontrava con i Condello, con i Serraino, con i Nicolò, sì, con queste persone. Cioè? E quindi perché suo padre in quel momento, in quel, diciamo, quel periodo storico non viveva a Reggio Calabria? No, era diciamo, aveva l'allontanamento dalla Calabria, viveva a Roma, diciamo nel Lazio più che a Roma. Sì, e quindi era rappresentato a Reggio Calabria da Giuseppe Villani? Sì. Sì. Quindi Giuseppe Villani già all'epoca di suo padre aveva un ruolo all'interno dell''Ndrangheta? Ma allora Giuseppe Villani, allora se parliamo nella mia famiglia, sì. Però Giuseppe Villani già quando aveva 18 anni, 20 anni, faceva parte del clan della Tella. Cioè era, qui stiamo parlando degli anni 70, dottor Lombardo. Giuseppe Villani era riconosciuto come vice capo di Pasquale La Tella. Addirittura. Pasqualino La Tella. Sì. Quindi era un La Tella di alto livello già all'epoca. Allora, dottor Lombardo, Giuseppe Villani è un figlio adottato da Consolato alla Tella, cugino di Pasquale alla Tella. Quindi si è cresciuto a Ravagnese insieme alla Tella, ma sì, lui non è un Latella, è un Villani. Sì. Si chiama Villani. Sì, sì, sì. Cioè è nato a Reggio Calabria. Ho capito, no, l'aspetto che mi interessava non era tanto questo, era capire se già negli anni 70-80 Giuseppe Villani avesse un ruolo importante all'interno di un contesto mafioso accanto ai La Tella. Sì, ce l'aveva. Bene, poi suo padre viene allontanato da Reggio Calabria, mi pare lo mandano da Cilia se non sbaglio, mi corregga lei. Era a Cilia Aosta, Aosto Cilia, sì, là sì, era. Lo mandano, quindi lo mandano fuori regione e sì, su Reggio Calabria a rappresentarlo le dice rimane Giuseppe Villani. Giuseppe Villani. Sì. A Reggio Calabria insieme a Villani c'era anche mio fratello Vincenzo. Suo fratello Vincenzo, sì, ho capito. Pure mio fratello Vincenzo. Perché a un certo punto la famiglia Villani, Giuseppe Villani e la sua famiglia vanno via da Reggio Calabria? Guardi, mio padre è morto e non ha saputo il perché Villani con Giuseppe e la famiglia se ne sono andati in America. Mio padre non l'ha saputo. Io non lo so neanche, dottor Lombardo,
ma sicuramente un mio pensiero, una mia qualche cosa non gli è piaciuto. Quando è che si allontanano da Reggio Calabria i Villani? Si allontanano tra quasi alla fine degli anni 90. Quasi alla fine degli anni 90? Sì. Dopo la morte, prima della morte di mio padre. Quindi fine anni 80 forse. Aspettate. Stiamo parlando, allora, inizio anni 90. Inizio anni 90, perché mio padre è stato ucciso a giugno del 90. Esatto. Quindi prima della morte di suo padre. Quanto tempo prima? Sì. Lei non riesce a dircelo. Ma 4 mesi, 5 mesi prima, questo è. Ho capito. Quando rientrano poi a Reggio Calabria i Villani? Rientrano a Reggio Calabria tra il 92 e il 93. Sì, il 92 possiamo dire. Il 92, quindi... Sì. Si allontanarono per circa 2 anni. Sì, sì. Si allontanarono per circa 2 anni e poi quando rientrarono a Reggio Calabria si sono rivolti ai Rosmini, ai Condello, per mandarmi in baciata a me, che loro erano a Reggio, e di fare pace. Perché i rapporti tra di voi, tra il 90 e il 92, si erano rovinati? Non c'era niente, no, il dottor Lombardo, lui se n'è andato e rientrato e poi si è recato dai Rosmine e dai Condello per mandare un'imbasciata a me, di lasciarli stare, di fare pace, di finirla, ormai era tutto finito. Ma fare pace di che cosa lo giudice? Per che cosa? Se lei dice che non era successo nulla, no, perché per Villani invece bisognava fare pace? Ma per il fatto che loro se ne sono andati. Questo è il discorso, perché avevano abbandonato, lei dice, perché avevano comunque abbandonato il ruolo che gli aveva affidato suo padre. Sì. E lei che cosa fa quando le arriva questa richiesta? Io una contra imbasciata gli dico che noi non abbiamo mai avuto niente, che problema ha? Di stare là, di mettersi a lavorare, di non fare casino, che poi quando uscivo io che arrivavo meglio, va. Quindi mi faccia capire ancora un aspetto. Sostanzialmente quando Villani Giuseppe e la sua famiglia rientrano a Reggio Calabria, suo padre è morto da un paio d'anni, Villani Giuseppe assume il ruolo di rappresentante di Nino lo giudice su Reggio Calabria? No. Quindi non riprende il ruolo che aveva con suo padre? Dottore Lombardo, io da quando mi hanno arrestato fino al 98 io ero fuori da tutto, cioè non c'era un agoscolo giudice, ormai si era disciolto. Per effetto degli accordi alla fine della seconda guerra di mafia? Sì. Perché a voi che cosa avevano riservato alla fine della seconda guerra di mafia? Quindi la spartizione che poi, voglio dire, suggella, chiamiamola la tregua, perché di pace mi sembra esagerato parlare, ai lo giudice che cosa aveva riservato? Una parte a Santa Caterina. Una parte di territorio o una parte di altro? Una parte degli introiti. Quindi voi prendevate soldi che provenivano dalle attività criminali consumate su Santa Caterina? Sì, signora. Insieme a chi? Perché l'altra parte di chi era? Fino a che io sono stato carcerato, quelli che prendevano i soldi erano i Rosmini, che poi dividevano, che poi Pasquale Condello, io l'ho detto tante volte, mi ha mandato dei soldi a me, mi ha mandato circa 80 milioni a me, essendo carcerato, mi ha mandato circa 80 milioni. Quindi voi prendevate una parte di questi soldi insieme ai Rosmini? Sì. Ed eravate, tanto voi lo giudice, che i Rosmini legati a Pasquale Condello? Sì, signore. Sì. Ma c'era anche qualcuno che era legato ai De Stefano Tegano su Santa Caterina? I Franco rappresentavano i Tegano De Stefano. Sempre su quel territorio? I Rosmini in mia assenza rappresentavano Condello. Ho capito. Quindi era un territorio diviso tra voi, che eravate legati a Condello, e i Franco legati ai De Stefano Tegano. Sì. Lei stamattina ha fatto riferimento a Carmelo Murina, ci spiega meglio chi è Carmelo Murina?
Carmelo Morina è il genero di Michele Franco. Quindi stiamo parlando sempre di quel gruppo lì? Sì. Bene, quindi tra il 92 e il 98 la famiglia Villani rientra su Reggio Calabria, però non ha la rappresentanza di Nino Lo Giudice, va bene? No, assolutamente. No, assolutamente. Nino Lo Giudice viene scarcerato nel 98 e la prima cosa che fa, sì, incontra, perché questo lei ha detto, incontra Villani Giuseppe. Sì. 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 Vorrei capire meglio perché è la prima cosa che fa quella di incontrare Villani Giuseppe. Ma guardate, io non è che era a conoscenza che incontrava Villani, me lo sono visto là, arrivare là. Quindi dovremmo chiederlo a Villani, lei dice, perché venne subito a Vigevano. Sì, tanto c'era pure Villani là presente, ci sarebbe consolato. Ah, c'era anche... Consolato? Sì, c'era pure consolato. C'era anche lui all'incontro tra lei, sì, e suo padre. Sì. Quindi le rappresentano questa circostanza immediatamente, quindi questo fatto degli attentati ai carabinieri? Sì. Sì, ma non scendono nei particolari, giusto? No, non scendono nei particolari. Ora andiamo, diciamo, al secondo incontro, cioè quando invece cominciano a raccontarle determinate cose. Dove avviene e a distanza di quanti giorni avviene rispetto a quello di Vigevano? Dopo una settimana che io sono arrivato a Reggio inizia questa frequentazione. Sarebbe che loro venivano a casa mia perché io non potevo uscire. Sì. Ancora avevo degli obblighi, sì, quindi non potevo uscire da dove abitavo. Sì. E quindi questi incontri seguitavano a darci incontri fino a che sono venuto a conoscenza di quello che fino adesso ho dichiarato. Oh. Chi è che poi scende nei particolari e le racconta che cosa è avvenuto tra il 93 e il 94 in relazione ai carabinieri uccisi e feriti? Allora, in un primo momento consolato Giuseppe Villani mi fa un panorama nei particolari. Consolato, pur essendo presente, non parla. Pur essendo presente, non parla una parola. Quando vengono arrestati tutti i suoi familiari, stiamo parlando del 2002, si avvicina a me e allora anche lui mi conferma tutto quello che ha detto il padre. Quindi in una prima fase chi le racconta tutto è il padre di Consolato Villani, Giuseppe. Sì, sì, sì. Nel 98 lei ha detto. Sì, 98. Sì. Non la sentiamo bene però, non so se c'è un problema di microfono, lei che si avvicina e si allontana. Nel 98. Nel 98. Nel 98, sì. Poi, invece a distanza di qualche anno, lo fa anche Consolato Villani, giusto? No, stiamo parlando di circa 3 anni. Tre anni, sì, a distanza di qualche anno. Quindi lei dice nel 2002. Sì. Sì. Sì, dopo che hanno arrestato a sua madre, a sua sorella, a suo cognato, a tutti. A tutti. Ora vorrei che lei si soffermasse proprio sul racconto che Consolato Villani le fa, dove glielo fa, come, diciamo, inizia quel discorso a distanza di anni rispetto, diciamo, al 98. Allora, con Consolato, dopo l'arresto di sua madre, inizia a raccontarmi queste cose. Qui stiamo parlando tra il 2003 e il 2004. E cosa le dici? In che occasione inizia a parlarle? Inizia ad avvicinarsi a me, inizia a capire che io lo voglio aiutare, che lo rispetto, che lo voglio bene, quindi si confida con me di qualsiasi cosa del passato o del presente, lui si confidava con me. E cosa le dice? Mi ha confermato tutto quello che ha detto suo padre, in sua presenza. Cioè sostanzialmente le dice che il racconto che ha fatto Giuseppe Villani corrisponde al vero? Sì, sì, sì. Sì. Ma le aggiunge dei particolari sul suo ruolo, su quello che fecero tra il 93 e il 94? Mi raccontò come è avvenuto l'agguato a Scilla, dice che erano sull'autostrada
avevano questa gazzella dei carabinieri davanti e allora hanno deciso di affiancarla, sparare i primi colpi e poi scendere dalla macchina, consolato Villani, e sparare contro i carabinieri. Mi raccontò anche che dopo l'attentato lui, consolato Villani, ha fatto una telefonata, dice, rivendicandola come falange armate. Quindi lui in persona chiamò? Sì, sì, lui. E le disse quale numero diciamo aveva contattato per fare questa rivendicazione? No, non mi ricordo, questo non batto, non mi ricordo. Non si ricorda. Cosa le disse di altro? Niente, mi raccontò anche la storia di Ravagnese. Mi raccontò che erano a casa dei Calabrò, che avevano fatto una scala di legno fino a... siccome la casa di Calabrò confinava con una concessionaria auto, la Citroen, che è sulla 106. Sì. E quindi hanno fatto una scala, sono entrati dentro questa concessionaria, poi hanno scavallato il cancello e sono saltati fuori. Erano sotto dei portici. Quindi la prima gazzella dei carabinieri che è passata hanno iniziato a sparare. E hanno sparato, sono discesi di nuovo dalla scala. E che è successo? Quando scendevano c'era un carabiniere che abitava là, di fronte alla casa dei Calabrò. Sì. Questo qua non si faceva i fatti suoi. Dopo circa una settimana, gli hanno sparato pure a questo qua. Anche al carabiniere che viveva lì vicino? Sì, dopo hanno fatto un altro attentato a Pellaro, in una villa o un palazzo, c'era un carabiniere che abitava, mi sembra, al terzo o quarto piano, e si sono messi sotto casa e hanno iniziato a spararlo, quando l'hanno visto nel balcone. Hanno iniziato, quindi lei parla al plurale, a chi fa riferimento? A Villani mi pare che sia scontato, oltre a Villani chi? Allora, in questo gruppo, ve l'ho detto, il più sanguinario era Vittorio Quattrone, come mi diceva Consolato. Erano un gruppetto, dottor Lombardo, si dividevano. No, ho capito, lei ha fatto riferimento al gruppetto. Sì. In questo gruppetto lei ha inserito Villani, Consolato, Calabrò Giuseppe e altri. Le chiedo, lei Calabrò Giuseppe lo conosceva? No, non lo conoscevo. Non lo conosceva? Non ha avuto mai rapporti con lui? Mai, io non sapevo neanche che esistesse. Quindi lei apprende dell'esistenza di Calabrò Giuseppe dal racconto che le fanno Giuseppe Villani e Consolato Villani? Sì. Lei non conosceva neanche la famiglia di Calabrò Giuseppe? Ma io non l'ho sentita mai, dottor Lombardo, non l'ho sentita mai, per dire la verità. Quindi lei non aveva sentito neanche il nome di Calabrò Giacomo Santo? No, io le mie conoscenze dal nome tipo. Sì, non abbiamo proprio capito cosa ha detto. Dal 98 in poi io venga a conoscenza. Solo sì. Perché glielo raccontano i Villani, sia padre che figlio. Sì. Sì. Sì, sì. Degli altri nominativi che le fanno, lei aveva già conoscenza? Allora, io ho sentito parlare di Antonino Celestino, di Vittorio Quattrone, che altro ho nominato, non mi ricordo adesso. Di questi qua ne avevo sentito parlare, sì. In che occasione ne aveva sentito parlare? Cioè in che ambito? Ma più che altro ne parlava Giovanni Chilà, Mimmo Cangemi, che era molto amico. Sì, in questo ambito. Sempre criminale, dottor Lombardo. Sempre criminale. Quindi sempre sì. Ambienti criminali qui su Reggio Calabria. Sì, sì, sì. Il Villani poi prosegue nel raccontarle particolari relativi a queste vicende o, diciamo, le racconta solo in una occasione? Ne parla solo in un'occasione? No,
No, no, in più occasioni, ma i discorsi erano sempre quelli, dottor Lombardo. Quindi le raccontava quello che già comunque lei sapeva per l'averlo appreso dal padre? Ma mi raccontava il fatto che dopo l'attentato ai carabinieri erano con la macchina di suo padre, che suo padre una volta arrivati a Reggio Calabria, ma questo a Reggio Calabria suo padre si prende la macchina e la incendia e va a fare la denuncia che gliel'hanno rubata. Poi un altro personaggio che si chiama Quintino, mi sembra Antonino, che era un infermiere all'ospedale psichiatrico, gli fa da alibi a Consolato Villani con un altro personaggio che oggi, credo che ancora oggi, ha un bar nei pressi di San Gregorio, gli ha fatto anche da alibi. Cioè, queste cose mi raccontava. Quindi le racconta una serie di particolari di questo tipo. Sì, 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 sì. Senta, quando le viene fatto per la prima volta il nome di Rocco Filippone, è un nome sì. che lei già conosce? Ma guardate, se io non mi ricordo male, era molto amico di mio padre. E vi spiego anche perché. Perché negli anni, quando c'è la festa a Reggio Calabria, questo Filippone veniva a trovare mio padre. Lo veniva a trovare per avere un sostegno, sarebbe a dire che nessuno andasse a disturbarlo nella sua attività. Quando c'è la festa, lei intende la festa dei primi di settembre? Sì, i primi di settembre. E quindi andava di mio padre, siccome voi lo sapete benissimo, dottor Lombardo, a Reggio Calabria quando c'è la festa della Madonna della Consolazione, pagano tutti il pizzo, tutti. Quindi trovava in mio padre una persona per non essere disturbato nella sua attività. Senta, lei ha detto prima Meli Cucco, parlando di questa di questi racconti, di queste vicende, lei ha detto Meli Cucco. Lei è stato mai a Meli Cucco? Sì, sono stato a Meli Cucco. In che occasione è stato a Meli Cucco? Io sono stato a Meli Cucco tra il 90, sì, tra il 2005 e il 2006. E sono andato insieme a Giovanni Chilà a trovare un commerciante che veniva a Reggio Calabria, era molto amico di Giovanni Chilà. Quindi in epoca relativamente recente lei è stato a Meli Cucco? Sì, sì, questa persona ci portava le armi fino a Reggio Calabria. Ho capito. Sì. Perché le chiedo questo? Perché nel verbale del 18 luglio del 2014 sì. lei dice di aver sentito parlare di Rocco Filippone da Consolato Villani. Quindi oggi lei invece sta aggiungendo e precisando che il primo riferimento a Rocco Filippone lo fa Giuseppe Villani. Sì, Giuseppe Villani. Giuseppe sì. Villani. Oh. Sì, sì. Le chiedo ancora, i riferimenti che poi lei riceve invece da Consolato Villani, quindi negli anni successivi, lei ha detto dopo 3 o 4 anni, così? Stiamo parlando 98 a 2002, sono... Lei ha detto 2002-2003, ha fatto un'indicazione diciamo, di un periodo non proprio ristrettissimo. Io ho precisato dopo l'arresto di sua madre e sua sorella della famiglia dei Villani, Consolato si è avvicinato a me. E di là abbiamo iniziato ad avere un dialogo. Perché Consolato non avete iniziato ad avere, non ho capito la parola. Abbiamo iniziato un dialogo, una frequentazione. Sì. Senta, rispetto alla vicenda di Calabro Francesco e quindi alla scomparsa di Calabro Francesco, questo diciamo dialogo tra lei e Consolato Villani come si inserisce? Cioè stiamo parlando dello stesso periodo in cui voi iniziate a dialogare o sono periodi distinti? Ma guardate, quello che mi ricordo io che Consolato è venuto da me, io non mi ricordo l'anno, dottor Lombardo, comunque dopo la morte di questo ragazzo
consolato è venuto da me a chiedermi le chiavi, però io non mi ricordo l'anno. È venuto a casa mia, dottor Lombardo. Ma non riesce non ad essere, se era, ad essere chiaro sull'anno. Se era il 2007, il 2008, io non mi ricordo. Sì, però dire, probabilmente lei una cosa riesce a ricordarla, cioè Villani consolato, lasci perdere suo padre. Villani sì. Consolato, quando diciamo avviene l'episodio di Calabro Francesco, le aveva già parlato degli attentati ai carabinieri o ancora no? Sì. Quindi c'era stato già la confessione, chiamiamola così, anche da parte di Villani consolato. Sì, certo. Senta, lei dice poi di aver appreso di una riunione, lei ha detto ad Oppido Mamertina, ho capito bene? Sì. Anche di questa riunione le parla per primo Villani Giuseppe? Allora, Villani Giuseppe, a parte la riunione che hanno avuto loro, dottor Lombardo, sì. Antecedentemente a quella riunione sì. C'è stata un'altra riunione. Sì. Di cui c'erano altri personaggi. Sì. Quali persone allora, c'erano? I fratelli Graviano, Peppe De Stefano, Pino Giuseppe Pesce, no, Marcello Giuseppe Pesce. C'era chi altro c'era? Filippone, suo figlio Demetrio. Filippone, ho sentito bene, quindi Filippone le intende Rocco Filippone. A casa del figlio di Filippone è stato. Quindi a casa di Filippone è avvenuta questa riunione? Sì, a casa di Filippone. No. È già Giuseppe Villani che le parla di questa riunione o gliene parla consolato Villani? No, me ne parla con Giuseppe Villani, ma me ne parla quando? Dopo. Me ne parla dopo. Qua arriviamo al 2006-2007, dottor Lombardo. Lei ci deve appunto far capire, voglio dire, come questo racconto viene frazionato nel tempo, ha capito perché io insisto? Viene frazionato nel tempo perché dice, cioè, il discorso, c'è stato un discorso fra me e Giuseppe Villani, sì. Ma senti, ma a voi, a parte queste persone, ma c'è stata qualche altra riunione? Fammi capire, ci sono altre persone a questo Filippone? Dice, sì. Allora, Filippone è cognato di Calabro. È compare di Nino Latella, sarebbe il cugino di Giuseppe. Sì. A parte quella riunione che poi ci hanno chiamato a noi, sarebbe consolato a Giuseppe Villani e Calabro per compiere gli attentati. Sì. Dici, c'è stata un'altra riunione prima, di cui c'erano i fratelli Graviano, Filippo. Rocco Filippone, Giuseppe De Stefano, uno che accompagnava a Peppe De Stefano pure, non mi ricordo chi era, uno dei Piromalli, Giuseppe Piromalli, Marcello Giuseppe Pesce e qualche altro. E si è svolta questa riunione sempre ad Oppido Mamertina? Sì, a Oppido Mamertina. Questo le viene? A casa del figlio di Rocco Filippone. Questo le viene detto? Sì. Sì. E i Graviano che cosa ci facevano in Calabria? I Graviano erano stati mandati da Totò Riina e Bernardo Provenzano per iniziare a colpire i carabinieri. Cioè erano stati loro a portare la richiesta in Calabria? Sì, hanno mandato ai fratelli Graviano per avere un incontro con queste persone e iniziare cioè per chiedere un aiuto sia alla parte di Reggio che della piana di Gioia Tauro. Oh, questo le viene raccontato. Questo dato della riunione le viene confermato anche da Villani Consolato? Sì. Negli stessi termini di cui le aveva parlato il padre? Sì. E Giuseppe De Stefano che cosa ci faceva alla riunione? Perché c'era anche lui? Giuseppe De Stefano, siccome era il capo crimine a Reggio Calabria, quindi tutte le famiglie, tutte, dottore Lombardo, del Reggino, hanno mandato a Peppe De Stefano per rappresentare tutte le famiglie e prendere una decisione. Quindi nel ruolo di cui lei ha parlato stamattina,
Sì, nel ruolo quindi come rappresentante, rappresentante delle famiglie di 'Ndrangheta di Reggio Calabria. Sì. Ora, per quello che lei ha preso, perché Rocco Filippone era così importante da stare accanto a Giuseppe De Stefano e a queste persone nel corso di quella riunione? Non è che Rocco Filippone aveva la sua valenza in questo discorso. Il discorso era che Filippone ha fatto, diciamo, era, ha dato appoggio ai Graviano per chiamare a quelli regini per avere un incontro per arrivare a una soluzione. Una soluzione sarebbe a dire per uccidere i carabinieri. Ho capito. Quindi era una sorta di, diciamo, di referente in quella, sì, in quella ma occasione. Ma anche perché Rocco Filippone rappresentava la Ionica, la piana di Gioia Tauro per conto dei Piromalli. Quindi rappresentava quindi la piana di Gioia in quell'incontro. E quindi lei dice, ma con un ruolo simile a quello che aveva Giuseppe De Stefano sulla città o con un ruolo diverso? Perché anche per De Stefano lei parla di rappresentante. Sì, nello stesso ruolo. Nello stesso ruolo. Quindi entrambi rappresentanti di due territori diversi. Sì. Le torno a chiedere, prima di questo racconto, lei di Rocco Filippone aveva sentito parlare da altri? No. Quindi lei apprende in quell'occasione, diciamo, di questa persona e del suo ruolo criminale. Senta un'altra cosa. Le parlarono in quella occasione o negli incontri che lei ha prima rappresentato, quindi quelli con Giuseppe Villani e con il figlio consolato, di alcuni soggetti di Palmi? Sì. Allora, Giuseppe Villani, consolato Villani, tutto il gruppo faceva un affare con i fratelli, dei fratelli che adesso non mi ricordo il cognome, dottor Lombardo. Comunque, questi qua gli vendevano armi. Ed erano di Palmi? Di Palmi, sì, di Palmi. E a chi erano legati questi fratelli di Palmi? Ai Gallico. Ai Gallico. Nel verbale del 18 luglio 2014 lei dice Carella, giusto. Sono questi? I fratelli Carella, sì. E che cosa le raccontano di questi fratelli Carella? Che facevano scambi d'armi, armi, droga. Scambi o trafficavano in armi e droga? Trafficavano, dottor Lombardo. Ma le dicono qualcosa di più specifico sui Carella in relazione agli attentati ai carabinieri oppure le parlano dei Carella così in maniera scollegata? Non mi ricordo se gli hanno dato appoggio logistico, non mi ricordo io, dottor Lombardo, io non mi ricordo. Che lei il 18 luglio 2014 dice che i Carella avevano fornito le armi. Ma mi sembra che gli hanno dato pure appoggio. Ricorda comunque con certezza che le parlarono meglio di questi fratelli Carella. Sì. Tanto questo. Villani Giuseppe che Villani Consolato. Sì, signora. Sì. Senta, sono sempre Villani Giuseppe e Villani Consolato che le dicono che Rocco Filippone è legato ai Piromalli? Sì. Sì. Anche nel primo incontro o negli incontri quelli di Vigevano o negli incontri successivi? No, stiamo parlando a Reggio Calabria, dottor Lombardo. Negli incontri di Reggio Calabria. Sì. Le parlarono Villani Consolato e Villani Giuseppe della famiglia Mancuso di Limbadi? Sembra, dottor Lombardo, che in questa riunione c'era pure uno dei Mancuso, però non mi ricordo chi era. Quindi questa riunione intende la prima riunione, quella dove c'erano i Graviano? Sì. Ma non sa dirci chi? Non mi ricordo se è Luigi o
o il fratello più grande, non mi ricordo. Non si ricorda. Non mi ricordo. Non però mi ricordo. Si ricorda questo riferimento ai Mancuso? Sì, sì, come no. Senta, torno al ruolo di De Stefano. Giuseppe De Stefano, lei dice rappresentante dell'Andrangheta di Reggio Calabria. Le dissero se De Stefano poi comunicò questa decisione alle altre famiglie o la tenne per sé? Lombardo, quando hanno preso accordi con i presenti che erano là, stiamo parlando alla prima riunione, Giuseppe De Stefano gli ha detto che erano disponibili ad appoggiarle, sia finanziariamente che sia logisticamente. Però c'era un discorso, che nessuno doveva sapere, venire a conoscenza dell'aiuto dei regini, sarebbe a dire di tutte le famiglie del Reggio. Doveva rimanere una cosa strettissima, e chi andava a fare gli attentati dovevano essere persone non legate a nessuno. Questo per un eventuale pentimento. Quindi questa è la condizione che pose De Stefano, sì, per quello che lei sa. Sì, sì. E lei lo apprende tanto da Giuseppe Villani che da Consolato Villani o soltanto da uno dei due? No, da Giuseppe Villani. Giuseppe Villani, quindi questo particolare, sì, a lei lo racconta solo Giuseppe Villani? Sì, sì. Senta, lei che aveva un ruolo importante comunque in quegli anni, venne avvertito di quello che si doveva fare ai danni dei carabinieri? Io ero detenuto, dottor Lombardo. Lei era detenuto? Io ero a 41, dottor Lombardo. No, no, vabbè, cioè, io non so onestamente come funziona il sistema di comunicazione, non posso escludere, capito, in astratto. È tutto registrato. Lettere, quindi lei dice, lei dice c'era una materiale impossibilità. Impossibile perché c'era il vetro, c'era il citofono per parlare. Io non facevo colloquio con nessuno, dottor Lombardo. Sentalo giudice, mi faccia capire ancora una cosa, poi eventualmente torneremo su questi. Argomenti. Quando lei apprese queste circostanze, che obiettivamente non sono circostanze ordinarie, lei a Villani Consolato, a Villani Giuseppe, che cosa disse? Ho detto io, cioè quando ho appreso dell'uccisione, sì, dei carabinieri. Quando le hanno raccontato di queste riunioni, di questi incontri, dei siciliani, di Cosa Nostra. Sì, ma io, cioè, l'unica cosa che gli ho detto, io, ma scusate, ma avevate un lavoro, soldi non vi mancavano, perché vi siete messi a mezzo a queste cose? Ma voi lo sapete che avete una grande responsabilità. Dice Nino, purtroppo era il momento, non potevamo tornare indietro. Visto poi il ruolo importante che lei assume all'interno dell'Andrangheta Reggina, tanto da diventare, voglio dire, poi quasi il rappresentante in tutto e per tutto di Pasquale Condello. Queste stesse circostanze che le raccontano i Villani, padre e figlio, lei le ha mai apprese anche da altri? Cioè qualche altro grande capo mafia le ha parlato di queste di questi stessi argomenti? Guardate, io ho parlato qualche volta con Pasquale Condello, lui temeva, dice, ma questi vostri cugini, compare Nino, dice, non è che questa adesso ti arrestano un domani e va, succede quello che non deve succedere. Cioè mi sono preso io la responsabilità per Consolato Villani, sia con Pasquale Condello e sia con Nino Latella, che faceva lo stesso discorso. Cioè, capito, lei dice, erano preoccupati di quello che era successo? Erano, non ho preoccupati, sì. Sì, dice... Ma dice, ma non è che questo qua che ha preso tutta sta galera, dice, non è che un domani ci può creare problemi, perché fatti e fattacci ne sanno, sia padre che figlio. E a quel punto io mi sono preso la responsabilità, mi sono rispondo io per loro, sono i miei cugini. Che cioè, lei fare? Si è preso la responsabilità di che cosa? Del loro silenzio? Sì, del loro silenzio, che non parlavano e si stavano zitti. Con Condello?
Con Condello, sì. E con Nino Latella? Con Nino Latella pure, la stessa cosa. Ma Condello sapeva già, indipendentemente da lei, o fu lei a raccontare a Condello questi fatti? No, no, è stato lui a raccontarmi questi fatti. Sarebbe a dire, a uscire sul discorso dei miei cugini, che erano stati coinvolti nelle faccende dei carabinieri. Quindi Pasquale Condello sapeva? Sapeva, certo che sapeva. Non è andato nei particolari, ma sapeva. Le disse da chi aveva saputo? Dottor Lombardo, fino adesso io ho fatto un discorso che tutte le famiglie di Reggio sono state tutti d'accordo per quanto riguarda gli attentati dei carabinieri. Quindi Pasquale è sottinteso che lo sa. Ma, cioè lei dice il ruolo di Giuseppe De Stefano era quella che io le ho raccontato, quindi se Pasquale Condello lo sa, lo sapeva attraverso Giuseppe De Stefano, questo sta dicendo? Certo, ma non è che Peppe De Stefano si poteva prendere la libertà, andare a Melecucco e prendersi responsabilità così per tutte le altre famiglie, non poteva farlo. Io mi fermo un attimo, lo giudice, perché lei adesso ha detto Melecucco, non ha detto Oppido Mamertina. Oppido, io tante volte, perché? Se volete, ho dei voti. Adesso da stamattina che siamo qua, dottor Lombardo. Sì, l'ho capito. No, volevo capire questo riferimento a Melecucco, perché lei ogni tanto fa riferimento a Melecucco. No, sto parlando io sempre di Oppido Malmettino. Quindi sempre casa, quelle riunioni lì? Casa di Rocco Filippone, del figlio. Ma lei ricollega, voglio dire, Rocco Filippone a Melecucco, per questo parla di Melecucco? No, Melecucco perché Rocco Filippone abita a Melecucco. A Oppido abita il figlio Demetrio. Ho capito, adesso è stato chiaro, quindi volevo soltanto chiarire questo aspetto. Quindi torniamo al discorso che lei stava facendo prima. Quindi Pasquale Condello sapeva, mi parlò di queste vicende, era preoccupato da queste vicende, lei dice non poteva che averlo saputo da Giuseppe De Stefano. Ma prima che Giuseppe De Stefano si recasse a un appuntamento così importante, così delicato, è normale che, dovevano parlare anche con Pasquale Condello. Ho capito. Anche con Pasquale. Lei chiese a Pasquale Condello, scusami Pasquale, ma perché a quell'incontro non sei andato tu? Perché il capocrimine era Giuseppe De Stefano. E quindi toccava a lui? Il capocrimine, a lui toccava, certo. Senta, lo giudice, lei dice io mi presi la responsabilità, diciamo, su questa vicenda con Pasquale Condello, cioè di non far parlare Villani padre e Villani figlio. Poi lei lo disse a Villani padre e a Villani figlio che dovevano fare silenzio su questi fatti? Certo che l'ho detto. E in che occasione glielo dice? Glielo dico quando, nel momento in cui ho la necessità di un altro appoggio e quindi io mi rego da Giuseppe Villani per chiedere aiuto se aveva qualche abitazione, qualche luogo dove portare a Pasquale Condello e passare una settimana, 15 giorni, un mese. E quindi io ne parlo anche con loro. Sarebbe a dire Giuseppe Villani. Giuseppe, vedi che c'è pure questo fatto. Vedi che io mi sono preso la responsabilità sia per te sia per te. Questo ha bisogno d'aiuto. Dice, ma intanto che faccio? Me lo porto a casa mia? Oppure due ragazze femmine. Non è che c'è posto. Dove lo metto? Dice, cerchiamo di trovare insieme a Giovanni che là un posto migliore. E quindi e questo è stato fatto. Mi perdoni se mi soffermo, diciamo, su alcuni particolari. A fare tutte le domande che vuole. No, vabbè, questo lo so. Lei è sicuro che le dissero che anche Giuseppe De Stefano era presente alla riunione con i Graviano? Sì. O Giuseppe De Stefano rappresentava l'Andrangheta Reggina ma non era presente? No, Giuseppe De Stefano era presente. Anzi, vi dirò di più. Un altro appuntamento Peppe De Stefano l'ha avuto in un residence. In un residence a Vibo Marina. Non so chi c'era, non so chi erano, ma c'era stato un altro appuntamento.
Cerchi di essere più preciso. Chi le parla di questo ulteriore incontro in un residence a Vibo Marina? Sempre Giuseppe Villone. E a questo ulteriore incontro con Giuseppe De Stefano a Vibo Marina chi era presente? Non lo so, non lo so, io non mi ricordo, dottor Lombardo. Ma era un incontro sempre legato, diciamo, a questi attentati? A questi fatti, sì. Sì. E Villani Giuseppe di quando le parla di questo incontro anche a Vibo Marina? Nel primo incontro di Vigevano o sempre a Reggio Calabria quando le dai particolari? Fino a Reggio Calabria, dottor Lombardo. Oh. Qui stiamo parlando anni, dottor. Stiamo parlando dal 92 in poi. Lo so, non lo dica a me. Senta un'altra cosa, lei dice Giuseppe De Stefano era accompagnato da una persona di cui non ricordo il nome. Sì. Perché lei si sofferma su questo fatto dell'accompagnatore? Perché Giuseppe Villani mi ha detto che c'era anche il suo autista, quindi io lo chiamo accompagnatore. E chi era l'autista di Giuseppe De Stefano in quegli anni? Quando lei viene scarcerato nel 98... Sì. Giuseppe De Stefano è operativo, no? Nel ruolo che lei ci sta raccontando. Guardi, a chi si accompagnava Giuseppe De Stefano in quegli anni? Cioè chi erano gli uomini più vicini a lui, più legati? I più vicini era Nino Fiume, dottor Lombardo. Nino Fiume, l'attuale collaboratore di giustizia? Sì. Che lei ha conosciuto? Io l'ho conosciuto negli anni 70 a Nino Fiume. Addirittura, quindi da moltissimo tempo. Sì. E quindi Nino Fiume lei lo conosce come una persona legatissima a Giuseppe De Stefano, ma gli faceva l'accompagnatore? Ma a parte Villane, si diceva a Reggio Calabria che il suo uomo fidato era lui. Lui si fidava soltanto di Nino Fiume. Ma il nome di Nino Fiume Giuseppe Villani non glielo fa però, le parla solo di accompagnatore senza nome e cognome. No, assolutamente. E Villani Consolato, per caso le parla di Nino Fiume in relazione a quegli incontri? No. Neanche Villani Consolato? No. Senta, lei ha detto che questi racconti Villani Consolato glieli fa dal 2002 in poi. Giusto? Sì. Però nel verbale del 29 settembre del 2014, sì. Lei nel confermare questo incontro di Oppido Mamertina dice che il racconto di Villani è tra il 2000 e il 2001. Ma di Consolato? Consolato Villani? No, impossibile perché... Lui dal 98 in poi veniva con suo padre e non parlava mai, parlava sempre suo padre. Quindi è più preciso il 2002 come data? Sì, 2002 certo, 2002. Perché dopo l'arresto dei suoi, di là abbiamo iniziato una confidenza più stretta. Ancora un particolare, lei dice che la riunione di cui ci sta parlando, di Oppido Mamertina, erano presenti i fratelli Graviano. Sì. Le segnalo però che lei il 29 settembre del 2014 non dice i fratelli Graviano, dice Giuseppe Graviano. Se io non mi ricordo male, dottor Lombardo, io ho dichiarato i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo. Sì, io non mi ricordo male, ma comunque confermo quello che è scritto. Però io per mia convinzione dico i fratelli Graviano. Perché il 29 settembre le dice si incontrarono Filippone, intende Rocco, Giuseppe De Stefano, Giuseppe Graviano ed altri. Allora c'è stata una mancanza da parte mia. Non ho detto i fratelli, ho detto Giuseppe. Però, per mia convinzione, tutti e due fratelli c'erano. Per sua convinzione, la sua convinzione vuol dire che poi è tratta da quello che le raccontano Villani
i due villani, sì, sì. Cioè non è sì, che lei sì, ha altre fonti sì, rispetto a loro? No, no, assolutamente. No. Quindi le fonti di conoscenza esclusive sono loro, perché lei dice sì, diciamo, nel riferimento che fa Pasquale Condello quando parla con lei, però non parla della riunione, cioè le fa soltanto, diciamo, un richiamo generico su quello che hanno fatto i suoi parenti. Sì, più che altro voleva una mia responsabilità su quello che avevano fatto i miei parenti, e quindi mi responsabilizzava a farli tacere un domani che vengono arrestati per questi fatti, di non parlare. Di non parlare, quindi di non rivelare quello che sanno. Sì, certo. Senta, lei dice che in quella riunione si decide appunto di consumare gli attentati ai danni dell'arma dei carabinieri. Le dissero sì, proprio così, arma dei carabinieri? Sì, ai carabinieri. Sì, quindi non fecero generico riferimento alle forze dell'ordine, parlarono proprio dei carabinieri. No, no. Carabinieri. Carabinieri. Lei chiese o qualcuno le spiegò perché proprio i carabinieri? No. Non me l'ha detto mai nessuno e io non ho fatto mai questa domanda. No. Senta, quando lei segnala tante volte, ovviamente negli interrogatori e anche oggi, il suo timore nei confronti, voglio dire, lei come ha detto prima, dice ai miei familiari che vennero a Macerata, dissi attenzione ai carabinieri. Sì. Lei dice mi rapirono i carabinieri, cioè nel suo timore sì, sì, dei carabinieri entra anche il riferimento agli attentati da consumare ai loro danni, o sono due cose distinte, cioè nei momenti storici? Sono due cose distinte, siccome a me mi hanno fermato i carabinieri, sì, mi hanno sequestrato, quindi sì, è logico che io dico attenzione se vengono a suonare i carabinieri, non aprite, chiamate la polizia. Quindi diciamo la sua paura più recente è legato a quello che lei ha vissuto a Macerata. Sì, sì, però ricorda con nettezza che i riferimenti dei villani, quindi padre e figlio, erano attentati ai danni dei carabinieri. Dei carabinieri, sì. Bene. Presidente, io avrei un problema, sinceramente, quindi visto che devo poi cambiare argomento, non so se è il caso di... No, non è un problema da niente, purtroppo. Vabbè, è chiaro, se c'è un'esigenza di... Anche perché oggi non lo concluderemo l'esame. Io diciamo non ho moltissimo ancora da chiedere, però ci sono dei passaggi che vanno affrontati. Allora, quindi io direi che possiamo a questo punto rinviare al 3 per completare l'esame sì, del pubblico ministero e sì, possibilmente cominciare anche il controesame. Solita ora. Sì. Quindi prendetevi le trascrizioni, ve le leggete durante le feste, 25 aprile, 1 maggio, avete tempo per leggere, e quindi cerchiamo di cominciare pure il controesame, possibilmente anche di concluderlo, va bene? Perché sì, dico, l'esame è stato abbastanza sì, completo, diciamo. Allora, signor lo giudice, ci sentite il sito riservato? Sì. A questo punto quindi noi sì, vi sentiamo. Dobbiamo interrompere... Dal sito riservato vi sentiamo. Sì, interrompiamo l'udienza che proseguirà il 3 maggio. Mi chiamo lo giudice Antonino, sono nato a Reggio Calabria 1959. Senta, signor lo giudice, lei viene sentito in questo processo in veste di imputato di reato...